Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus, sbarchi boom, abbiamo titolato stasera perché sono arrivati 3.000 migranti a Lampedusa in 48 ore e ne sono arrivati 620 poco fa in Calabria, se non ho visto male, e poi le piazze bollenti in altri paesi, abbiamo visto cosa è successo in Francia, in Israele, in Olanda, la protesta degli agricoltori. In Italia abbiamo titolato solo mugugni, nel senso che dopo il periodo dei forconi, degli indignati, di tutte le proteste di piazza piuttosto vivaci, c'è una specie di inerzia nonostante tutto, a prescindere da quello che fa o non fa il governo in carica. Parliamo di questo ed altro, aspettiamo i vostri sms, i vostri whatsapp, vi presento gli ospiti che sono qui in studio. Bruno Gosten Breda della RSU Electrolux, buonasera Breda. Buonasera a tutti. Per la CGL, la direzione nazionale Nicola SLC, Talmi. CGL SLC. CGL SLC, Nicola Attalmi, grazie Attalmi, bentornato. Francesco Pontelli, economista, professore. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie molte. Segretario generale della CGA di Mestre, Renato Mason. Buonasera a tutti. Segretario, grazie molte. Dovremmo avere già in collegamento Pier Vincenzo De Pra, lo vedo, imprenditore. Buonasera De Pra, bentornato. Buonasera, saluto tutti gli ospiti e un salutone all'amico Pontelli Francesco, che stimo vivamente. Grazie Pier, un saluto altrettanto a te. Grazie. E dovremmo avere anche Corrado Cortese di Più Europa, che dovrebbe collegarsi tra pochissimo. Alle 22 avremo anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Allora, io direi di partire dalle piazze bollenti. Nicola Talmi, è una discussione così un po' tra le righe sui giornali, no? Molti si chiedono come mai in Italia c'è una stasi e non si capisce bene se sia dovuta al fatto che in teoria potremmo avere meno problemi di altri o se è proprio un'inerzia delle piazze in un momento in cui ci si aspetterebbe che le piazze fossero più popolate e più rumorose. Beh, diciamo che insomma, le piazze di cui lei ha parlato sono molto diverse tra loro. Ad esempio la piazza di Israele si oppone a una riforma istituzionale. Devo dire che l'Italia in qualche volta si è anche opposta a riforme istituzionali sbagliate in passato, ce lo ricordiamo. Però è vero che l'esempio che nella Francia è un esempio di un popolo che reagisce con orgoglio e si oppone ad una riforma pensionistica che è più lieve di quella che abbiamo subito noi in Italia. E ricordo che qui in Italia appunto abbiamo fatto uno sciopero generale, ma le organizzazioni sindacali hanno cercato di opporsi, però il problema vero è che in Italia passava un messaggio secondo il quale la riforma pensionistica sarebbe stata fatta per preservare i giovani, quando sono i giovani che andranno in pensione più tardi, ovviamente, per quelli che sono già in pensione sono già in pensione. Quindi il tema delle pensioni è un tema su cui la gente brontola, però dopo alla fine vota forze politiche che alla fine non mantengono le promesse da questo punto di vista. E il tema invece potente che c'è in Germania, che è il tema vero che c'è anche in Italia, è il tema dei salari e del potere d'acquisto dei salari. Credo che ad esempio su questo tema
gigantesco della riforma fiscale, gli italiani saranno chiamati a dire come la pensano. Insomma, da quello che si capisce per adesso di questa riforma fiscale, è una riforma fiscale che in realtà non fa quello che bisognerebbe fare, cioè quello di rimettere un po' di tasche, di soldi nelle tasche dei lavoratori, dei pensionati, dei ceti più bassi. Si punta invece, voglio dire, a favorire i redditi più alti, e questo è assolutamente sbagliato in un paese peraltro con una evasione fiscale altissima. Quindi io credo che l'autunno no, perché andiamo verso l'estate, ma insomma che nei prossimi mesi, quando questa riforma prenderà piede, penso che anche in Italia la situazione potrebbe scaldarsi, perché però gli italiani sono di solito, insomma, fanno delle fiammate, si lamentano al bar, dovrebbero di più invece partecipare e stare molto attenti quando votano alle proposte che fanno i politici. Ecco, dottor De Pra, vale anche per gli imprenditori, cioè gli imprenditori in genere sono, per ovvie ragioni, filogovernativi, almeno l'abbiamo visto qui quasi sempre, no? Quando c'è il nuovo Presidente del Consiglio che viene in Veneto, sono tutti ad applaudirlo e a sperare che qualcosa faccia. Secondo lei Confindustria, ma non soltanto Confindustria, anche le piccole e medie imprese dovrebbero battere di più i pugni, sollecitare di più la politica, i parlamentari, i ministeri? Ma dovrebbero, e già lo facciamo, però in parte siamo ascoltati e in parte non diciamo fanno l'orecchio da mercante, perché chi ci rappresenta evidentemente... anche noi abbiamo avuto dei veneti, no? Federico D'Incà, adesso abbiamo un altro personaggio qua della provincia di Belluno che siede nelle poltrone giù a Roma, però non so se quando arrivano lì gli fanno un lavaggio del cervello o gli fanno magari una specie di anestesia o qualche flebo dove li mettono in condizioni di ragionare come già ragionano tutti gli altri. Quindi partono da qui con delle buone intenzioni, perché quando fanno la propaganda elettorale logicamente professano e promettono di sviluppare certi progetti, di portare avanti le richieste dei locali. Quindi io parlo per la provincia di Belluno, poi se andiamo generalizzando potremmo parlare del Veneto. Poi fatalità, quando sono a Roma non li senti più, non li vedi più. L'ho già detto più di qualche volta quando sono stato partecipe alle sue trasmissioni, che ho cercato moltissime volte Federico D'Incà, ministro, ma non mi avevano promesso che mi avrebbe messo in contatto, sarei stato messo in contatto, poi non ho mai avuto più nessuna risposta, quindi confido poco. Purtroppo qui, scusate, vale sempre una regola: tirar su le maniche e arrangiarsi. Volevo controbattere un attimo, ma in senso amichevole, prego. Non mi ricordo, scusi io per i cognomi vado poco franco. Nicola Talmi, no. SLC. Ecco Nicola, perché l'ultima volta che sono stato alla sua trasmissione collegato mi sono permesso di dire signore, e ho capito che non si può perché poi qualcuno poi diventa un'offesa. Signor Nicola dice, ma ci sono dei politici che poi non mantengono, ma mi pare che sono tutti i politici che non mantengono, perché mi faccia l'elenco sulle dita di una sola mano chi veramente ha promesso e ha messo in atto le promesse. Ecco, quindi io da imprenditore dico questo: dobbiamo arrangiarci con le nostre mani e tenere in piedi le baracche finché si riesce. Certo che è una situazione poco entusiasmante e molte aziende vedo che si spostano all'estero e cercano altrove, perché qui diventa sempre più difficile gestire un'azienda per un discorso di tassazione, per un discorso di regolamentazioni. Poi c'è un altro discorso, che è quello adesso del flusso migratorio. Certo. Noi abbiamo bisogno, dico noi in generale, abbiamo bisogno, imprenditori, di personale. Tutte queste persone che arriveranno e che stanno arrivando da via, non so dove vadano perché non se ne trovano. Cioè, quando andiamo anche agli uffici per l'impiego e chiediamo di avere dei contatti con del personale, non si presenta nessuno. Allora non so dove vanno, se li mettono in qualche spiaggia in costume da bagno e con il cocktail di fianco, perché qui non si vede nessuno, almeno nel Veneto. Poi penso che questo problema sia generale anche nelle altre regioni d'Italia. Quindi, certo, ripeto, qui ci dobbiamo arrangiare. Belluno si è sempre arrangiato e ci arrangiamo. Chiarissimo, dottor De Pra. Vediamo il titolo di Repubblica. La Germania paralizzata dal più grande sciopero
dei trasporti degli ultimi 30 anni. Anche in Inghilterra non scherzano i trasporti, ogni 2 per 3 sono in agitazione. Ma De Pra giustamente ha ricordato la questione dei migranti regolari che gli imprenditori vorrebbero inserire nelle loro imprese in mancanza di manodopera. Vediamo cosa dice in questo servizio Apindustria Confini. Vediamo. Il Click Day. In Italia è scattata ufficialmente la presentazione telematica delle domande per 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi. La metà lavorerà nei campi. Intanto a Vicenza, Apindustria Confini con la prefettura lancia un progetto per rispondere alla carenza di personale anche nelle aziende. L'idea è sfruttare il periodo in cui i richiedenti asilo restano in Veneto per formarli su base volontaria e collocarli nelle imprese del Vicentino una volta ottenuto il permesso di soggiorno. Abbiamo iniziato un percorso per giungere appunto alla possibilità da dare a queste persone di poter lavorare nella piena legalità e soprattutto far uscire questi soggetti dal peso per i contribuenti che oggi pagano il sussidio e dare anche dignità a queste persone, a queste famiglie, di ricostruirsi un presente e un futuro in questa nostra regione. Un progetto di integrazione lavorativa e sociale. In Veneto, come nel resto d'Italia, la riduzione dei nuovi nati, la presenza sempre minore di giovani che intraprendano percorsi professionali dove sia richiesta la manualità e poi ancora la fuga dei ragazzi, in particolare quelli più formati, verso l'estero dove vengono meglio riconosciute le loro competenze, pone le aziende vicentine di fronte a un dilemma. La domanda non è se in futuro saranno in grado di vendere, ma se saranno capaci di produrre. Al momento, nei centri di prima accoglienza del Vicentino ci sono 673 richiedenti asilo e 454 sfollati ucraini. Oggi, per le aziende venete, i richiedenti asilo più meritevoli possono davvero diventare una risorsa. Ci dice Carlo Alberto Inghilleri, in effetti, professore, si parla spesso anche degli italiani che vanno all'estero. Il presidente Zaia è sempre stato piuttosto critico su questo perché trova che andare all'estero non sempre possa diventare un'opportunità, quindi invitando i giovani a restare, salvo che poi in Italia ci sono retribuzioni più basse e lavori molto precari, no? Prendersela con chi va all'estero a cercare un contratto con una più alta remunerazione mi sembra una follia più unica che rara. Ovviamente lo scenario è quantomeno complesso ed è impossibile fare una sintesi unitaria. Io direi questo. In Germania negli ultimi 30 anni gli stipendi sono fermi, sono bloccati per questo sciopero generale. Apro una piccola parentesi. Non gli stipendi, le persone sono bloccate. Sì, ma no, perché sono bloccati. Sono bloccati anche le persone per lo sciopero generale dei trasporti. Apro parentesi, il ministro delle costruzioni tedesco oggi ha detto che la casa green non passerà mai, punto, chiusa parentesi. Questo mentre noi ragioniamo sempre della rava e della fava, perché siamo 2 settimane che siamo bloccati sui diritti delle LGBT quando siamo in una piena complessa crisi finanziaria di dimensioni probabilmente epocali e noi prima è stato detto noi siamo sicuri non verremo contagiati da questa crisi dal ministro Giorgetti. Oggi Giorgetti ha detto ci stiamo preparando, quindi deciditi o sbagliavi prima o sbagli adesso, non puoi aver torto 2 volte di seguito. Poi secondo, negli ultimi 30 anni mi rifaccio a quanto ha detto il rappresentante della CGIL, la regione è vero, da noi non si va in piazza. Ma questo è un segnale che è responsabilità della classe politica. Io vado in piazza, io vado in piazza se so che chiedendo qualcosa magari qualcosina otterrò. La gente sa già che non è rappresentata da nessuno. Recentemente è uscito un sondaggio presso le popolazioni più giovani. Non sanno neanche che funzione abbia il sindacato, che è gravissimo, perché un sindacato comunque è una risorsa. E se qui c'è un organo dello Stato, questo vi dà l'idea del declino culturale del nostro paese. Negli ultimi 30 anni in Germania le retribuzioni sono aumentate del 34,4%, da noi sono diminuite del 2,9%, la forchetta tra noi e loro arriva al 39%, è chiaro che i ragazzi vanno in Germania. Qua gli offrono, ad un ingegnere offrono un contratto 6 mesi, 8 mesi, 700, 800, 900 euro. La stessa persona è andata a lavorare, che intendiamoci non è che sia una scelta che fai a cuor leggero, è andata a lavorare
il figlio di mio amico, a metropolitana di Berlino, ne prende 2,9. Ma perché deve restare in Italia? Quello che è paradossale, del quale si dovrebbe preoccupare Zaia invece di fare questo tipo di filippiche grottesche, è che ogni ragazzo che noi mandiamo all'estero, allo Stato è costato dai 250.000 ai 350.000 euro, perché la scuola dell'obbligo, il liceo, l'università ha dei costi per la spesa pubblica. Noi prepariamo un prodotto finito, formato e tutto, che ovviamente ci dovrà fare la propria formazione professionale, e lo regaliamo agli stati esteri. E nel frattempo importiamo, non è che importiamo, viene mano d'opera priva di ogni tipo di qualifica, molto spesso anche non conoscono la lingua, che dobbiamo formare. Ma se questo fosse un lago, se noi perdiamo i laureati e i diplomati, 102.000 all'anno, 1.200.000 negli ultimi 10 anni, di ragazzi che sono andati via, e importiamo ragazzi e giovani che hanno una qualifica più bassa. Può uno Stato reggersi, può raggiungere un equilibrio, ma soprattutto visto che tutti si riempiono la bocca con la sfida tecnologica che richiederà maggiori professionalità e competenze, ma se noi le perdiamo e dall'altra parte importiamo gente senza competenze, è evidente che il sistema non funziona. Per cui bisogna capire perché vadano via e cominciare a dire, ragazzi, questi qua bisogna tenerli qua, perché altrimenti noi perdiamo la minore gioventù, che ricordiamoci, la minore gioventù poi farà famiglia all'estero, farà i figli all'estero. Poi è chiaro che c'è anche il caro demografico. Io ho amici che vivono in Portogallo da anni e mi dicono, posso dirti, non tornerò mai più in Italia, qua si sta bene. E hanno fatto figli là, che sono portoghesi. Noi perdiamo il futuro del nostro paese, noi lo stiamo esportando. Noi siamo un'economia, si è sempre detto, export oriente, noi esportiamo il Made in Italy, noi stiamo esportando qualità umane, qualità culturali, che gli altri stati o giustamente prendono a braccia aperte perché a loro sono costate zero. Meglio di così? O peggio di così per noi? Certo. Allora, vediamo due titoli sul lavoro e sulle imprese. Marcon, San Marco Group, arriva il welfare straordinario, 6.000 euro ai neogenitori, raddoppiato il congedo paternità con permessi retribuiti al 100%. E poi lavoro rifiutato, quei 20 giorni in prova e poi sbattuta fuori senza essere pagata, e non parliamo delle agenzie interinali fantasma, un'inchiesta del Gazzettino. Saluto e ringrazio anche Corrado Cortese di Più Europa. Buonasera Cortese. Buonasera direttore, buonasera agli ispiratori e grazie dell'invito. Senta, stavamo un po' anche riflettendo sul fatto che in Italia, non so se per maggiore maturità, minore coraggio, perché oggi ho letto degli articoli che facevano un po' il punto su questa situazione delle piazze bollenti all'estero e di una stasi abbastanza contrastante con quello che accade all'estero, dicevano a Talmi sono piazze anche molto, molto diverse, proteste diverse, però qui c'è un'inerzia di fondo. È d'accordo su questo, che dopo la fase dei forconi, le piazze, gli indignati, le sardine, cioè è un momento in cui, non so, o forse perché stiamo diventando una popolazione molto anziana, forse siamo meno propensi ad andare per strada. Cosa ne pensi? Prima una battuta, Flaiano diceva che non, l'Italia non avrebbe mai fatto una rivoluzione perché ci conosciamo tutti. Sono molto d'accordo sul fatto che siamo un paese molto polarizzato, anche gli altri vi sono, però per citare Israele, stasera e anche oggi, nella giornata di oggi e nelle giornate precedenti, non c'è destra, sinistra, non c'è... c'è la difesa e un'identità di uno Stato. A mio avviso avremmo potuto e potremmo ancora indignarci, e sarebbe ora, per esempio, sul fatto che vengono raccolte più 2 milioni e mezzo di firme sul referendum sull'eliminazione del reato penale sul suicidio assistito, e il Presidente della Corte Costituzionale boccia il referendum. Avremmo dovuto indignarci quando vengono raccolte 1.700.000 firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis e il Presidente della Corte Costituzionale boccia il referendum, e forse le elezioni politiche non sarebbero andate o sarebbero andate in modo diverso. Avremmo e dovremmo ancora indignarci quando relativamente alla riforma della giustizia vengono bocciati i referendum più caldi e forse... per non collaborazione
di una parte politica che l'ha promossa, ovviamente parlo della Lega, non c'è stata quella lotta su queste riforme. Parlo di riforme importanti, direttore. E quando passano questi treni delle riforme, sarebbe il caso di coglierle. Ovviamente quando si va in piazza si dovrebbe evidenziare quali sono le motivazioni. In Israele stanno facendo una protesta, a mio avviso, molto 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 piena di contenuti e non polarizzata. Tutto quello che fa la destra è sbagliato, tutto quello che fa la sinistra è sbagliato. Cioè, stiamo parlando, per esempio, che la protesta viene dalla piazza, ma i generali dello Stato Maggiore di Netanyahu sono andati a parlare con Netanyahu e sono andati a parlare con gli Stati Uniti dicendo: noi non possiamo accettare che ci sia questa riforma della Corte Costituzionale. Da noi passa in cavalleria che il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa dica che i promotori del referendum, chiaramente sto parlando in primis dell'associazione Luca Coscioni e a seguire Più Europa, i radicali e tante altre associazioni, anche non della nostra parte politica, vengano tacciati di dire: beh, ragazzi, vi siete un po' divertiti, avete proposto questa cosa. Ricordo che siamo noi, in particolare l'associazione Coscioni, ma anche e vado a concludere, ma la Più Europa, che abbiamo smontato attraverso Filomena Gallo un pezzo alla volta tutta la legge 40. Quindi forse ci sono dei treni che passano e non bisognerebbe farseli sfuggire. Esempio, l'eliminazione dello SPID come possibilità di raccolta firme o per la sottoscrizione di firme, okay, è una cosa che non dovremmo farcela scappare ancora, e stiamo attendendo ancora prima dal presidente Draghi e adesso dalla presidente Meloni l'attivazione di una piattaforma, e concludo davvero, che è stata utilizzata per la raccolta delle firme per i referendum precedenti, che era stata attivata dall'associazione Coscioni con il contributo anche di Più Europa, ma non solo, e che adesso sta andando a decadere. Secondo me ci sono tanti treni in Italia che passano e per uno dovremmo, almeno uno, dico uno di questi, indignarci e protestare. Intanto vediamo la protesta di Israele. Netanyahu ha posticipato la riforma della giustizia. Non possiamo avere una guerra civile. Quindi questa è la svolta di oggi in seguito alle proteste di migliaia, decine di migliaia di cittadini. A Talmi, c'è qualcuno che se l'è presa, sì, con i sindacati? Se ma guarda, rispondere. Insomma, in realtà c'è un fondo di ragione. Intanto i francesi hanno fatto una rivoluzione, gli italiani no. La battuta che faceva prima di Flaiano diceva che gli italiani vogliono fare la rivoluzione, ma le barricate vogliono farle con i mobili degli altri. E in realtà voglio dire, noi di scioperi ne convochiamo, il problema è che la gente appunto partecipa poco, ma probabilmente è vero, però io non sfuggo alla critica, probabilmente è vero che bisogna individuare con più chiarezza gli obiettivi e puntare e parlare con la gente, la cosa che diceva prima il professore, cioè tu devi anche lanciare delle campagne, delle proposte che siano misurabili, che la gente dica: oh, vado in piazza stavolta perché secondo me stavolta dobbiamo portare a casa questo risultato. Il fatto anche che la politica sia una politica dove un altro dei messaggi diceva, no, sui listini bloccati, che tu non sai neanche chi voti, molto spesso voti degli listini bloccati, non sai neanche chi viene eletto. Cioè questo scollamento tra la partecipazione, che è scioperare, iscriversi a un sindacato, votare, far parte di un partito, e l'efficacia di quello che fai, fa sì che molto spesso gli italiani siano rassegnati a lamentarsi magari in osteria, ma poi in realtà non battersi per i loro diritti. Quindi io spero che questo vento arrivi anche in Italia, perché dobbiamo affrontare le questioni e le tematiche così gravi con delle soluzioni praticabili, perché molto spesso noi abbiamo quel problema che la gente crede alla favola dell'ultimo politico che dice che risolve con la bacchetta magica un tema, e poi in realtà questo tema non è risolto e l'elettore se ne dimentica e la volta dopo mai lo vota anche di nuovo. Quindi noi dobbiamo, da questo punto di vista,
aumentare la credibilità tra gli obiettivi, le lotte che fai e quello che vuoi raggiungere. Posso aggiungere un'ultima cosa? Prego, prego, professore. Ha talmente ragione, e per farvi capire il livello della nostra politica attuale, è stato detto questa mattina, non lo cito per carità di patria perché non voglio fargli fare una figura barbina, che per combattere l'astensionismo, che è la prima forma di distacco del popolo, dei cittadini, bisognerebbe togliere i punti della patente a chi non va a votare. Ma vi sembra che questo sia una persona che rappresenta lo Stato italiano? Questo è un rappresentante, è un parlamentare, deve essere anche un vice ministro, ma uno così dovrebbe essere accompagnato alla porta e di guarda, tu devi andare alla bocciofila a tirare le bocce, togliamo i punti della patente a chi non va a votare. Si ma può fare anche il nome se vuole. No, non lo faccio, perché non vuoi, perché sto qua è talmente presuntuoso che è capace anche di querelarti per diffamazione. Ci sono i video, ve lo andate a vedere, e voi chi lo ha votato sappia che questa eminenza della politica italiana per cercare di riavvicinare i cittadini al voto, cambiando, lui non ti dice cambiando il sistema elettorale, perché come diceva giustamente Attami, finché voti dei listini, come è stato scritto prima, tu voti a Belluno, voti Fassino, che senso ha? Al netto della riforma elettorale, togliamo i punti alla patente, ma di cosa stiamo ragionando? E questo è il nostro liceo politico nazionale, non stiamo parlando del consiglio di quartiere, stiamo parlando a livello nazionale, ma uno così come fa a rappresentare l'unità del paese? È imbarazzante una roba del genere. Tanto pensavo, insomma, anche sull'autonomia, non è che ci siano state manifestazioni, slanci così, grandi discorsi in Parlamento. Io mi aspettavo che qualcuno ogni tanto si alzasse e ricordasse che, insomma, c'è questo voto di 2.400.000 veneti che hanno detto sì all'autonomia, la cui volontà finora è stata calpestata, però adesso c'è la strada così tracciata da Calderoli e si spera che si arrivi ad un risultato. Segretario, allora intanto vedevo CGA ha dato dei dati abbastanza recenti, se non ricordo male, sulla chiusura delle imprese, no, in Veneto, che dà un... Sì, direttore, guardi, io riprendo due passaggi dell'intervento di Attalmi che mi è piaciuto questa sera. Primo, le piazze ribollono, è vero, proteste anche violente, quindi sempre da condannare, ma è l'espressione, insomma, di chi è scontento. Bisogna distinguere fra, diciamo così per comodità, fra le ragioni, come dire, istituzionali politiche nel senso alto del termine e le ragioni economiche, ovvero il modo di vivere, la qualità della vita del cittadino. Distinguiamole perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Io, se mi permetti, direttore, vorrei fare un'ulteriore considerazione, prego. Riprendendo anche questa dall'intervento di Nicola, un'ulteriore riflessione, e cioè dobbiamo noi, classe politica dirigente, per politica intendo con la P maiuscola, quindi non è solo chi è in Parlamento, chi è dai partiti, è anche la rappresentanza delle associazioni, dei sindacati, della cultura, della vita sociale in generale. Noi classe dirigente stiamo da parecchi anni sbagliando su una cosa fondamentale, e cioè aprire mille fronti, quindi rivendicare mille situazioni che devono cambiare, per poi alla fine disperdere in mille rigagnoli questi mille fronti che abbiamo, rischiando di non essere quindi capaci di pressione perché ci disperdiamo. Quindi è vero, occorre, qui ripeto, condivido, occorre riprendere alcuni temi importanti e su questi andare a fondo, siano essi i diritti, siano civili, siano essi questioni economiche, non entro nel merito, ognuno fa le sue scelte, ma una volta fatte le scelte bisogna battere il chiodo finché il chiodo si muove. Allora, perché faccio questo ragionamento? Perché noi adesso abbiamo alcune questioni importantissime che sono nodi che stanno venendo al pettine. Primo, abbiamo una questione fiscale importante, la questione della riforma fiscale. Annessa alla questione della riforma fiscale abbiamo anche la questione dell'evasione fiscale. E qui la verità è che, al di là delle parole buoniste che ognuno di noi fa, che ognuno di noi porta avanti, quali sono le proposte concrete? Perché non abbiamo il coraggio di fare un esame serio, per esempio, sull'evasione fiscale? Che significa? Che una parte del paese evade il 10% del PIL. Un'altra parte del paese evade il 20% del PIL. Allora, noi veneti dobbiamo chiedere ad alta voce una lotta senza quartiere, spietata, rigorosissima contro l'evasione fiscale. Dobbiamo chiederlo noi.
E quindi siamo credibili. Cito questo. Sulla riforma fiscale, io sento con molta, come dire, anche con un po' di ironia, guardo le posizioni che emergono. Una intanto mi fa così un po' specie. Chi è contro la tassa piatta, visto che ormai si usa la definizione italiana giustamente, la tassa piatta, e magari scopri che questi stessi che chiedono o che dicono, guardate che la tassa piatta non regge, non sta in piedi, sono quelli che da 15 anni hanno una tassa piatta sul loro reddito. Possiamo fare, come dire, nomi e cognomi di categorie, non di persone evidentemente. Quindi anche qui dobbiamo essere un po' chiari. Chiudo con un'ultima riflessione che è forse la riflessione sulla quale vedo poca attenzione. Sì. Noi chiediamo di affrontare la questione salariale, giustamente, di abbassare la pressione fiscale, giustamente, ma chiediamoci, chi oggi sta dicendo che il costo della macchina statale è un costo esorbitante? Perché la macchina statale la si paga con le entrate fiscali, non la si paga con i debiti che facciamo con l'Europa, la facciamo con le entrate fiscali. Allora, o qualcuno ha il coraggio, e guardate che su questo si spostano milioni di voti ogni volta, se voi andate ben a guardare, o si ha il coraggio di affrontare con serietà, non con, come dire, con demagogia, eccetera, con serietà, il rapporto fra costo della macchina statale o comunque costo dell'apparato pubblico con le entrate. Se non si affronta questo tema, questo rapporto, ci prendiamo in giro. Allora prevale chi? Prevale il qualunquismo, prevale la protesta fine a se stessa per pochi che fanno in piazza per i loro diritti, pur avendone una ragione, ma si rischia di non avere il quadro generale. E questa è la vera responsabilità di una classe dirigente italiana che oggi latita. Allora oggi, stamattina a Focus TG c'era l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile del Veneto, l'ingegnere Giampaolo Pottaccino, aveva parlato di cambiamenti climatici e anche di quanto ha detto l'Europa su diesel e benzina, che dovrebbero terminare di circolare i mezzi a diesel e benzina dal 2035 per andare solo verso l'elettrico. Sentiamo se questo è il passaggio in cui Bottaccin commentava questa ed altre misure riguardanti anche i costi energetici. Vediamo. In pista una vettura alimentata con motore endotermico alimentata a idrogeno, quindi tutti questi carburanti, ovviamente, se non puoi più produrre le auto, le case costruttrici non fanno più investimenti in questo ambito qua. Non ha un gran senso, a mio avviso. Non ce l'ho con l'auto elettrica, ma io penso che, come sempre o come spesso succede, che le problematiche non abbiano una soluzione univoca, ma ci sia un insieme di azioni che possono portare al risultato. Quindi ben venga il veicolo elettrico con la ricerca e lo sviluppo, e quindi soprattutto con i tempi di ricarica più brevi, con il fatto di trovare delle batterie e dei motori che non utilizzano materiali che sono... non è vero che sono solo in Cina, sì. È che hanno un impatto ambientale nell'estrazione mostruoso che il mondo occidentale non se lo potrebbe, fra virgolette, permettere. La cosa preoccupante è che invece la Cina se lo permette, e allora quando parliamo di essere attenti all'ambiente, e magari abbiamo Greta che viene a spiegarlo a noi, bisognerebbe che andasse a spiegarlo ai cinesi, visto e considerato che l'Europa produce le emissioni di circa l'8-9% di tutto il mondo, e quindi, cioè, se anche noi le azzerassimo conteremmo per meno di un decimo. Ma al di là di questo, credo sia proprio un errore, perché comunque io credo che l'auto elettrica abbia dei vantaggi, l'auto a motore combustione interna abbia altri vantaggi, quindi il mix delle due cose penso che possa essere la soluzione migliore. E invece, come spesso accade, ci vengono descritti tutti i benefici di una tipologia, tutti gli aspetti negativi dell'altra tipologia, e invece io credo che bisognerebbe avere una visione più oggettiva e sempre su basi scientifiche, in modo tale da approcciarsi alla problematica in una maniera più corretta. Questo era l'assessore Bottaccin stamattina a Focus TG. Augustin Breda, leggo un'ansa qui: Electrolux, investimento da 10 milioni a Susegana, nuovi ritmi di produzione proposti dall'azienda, come sta andando? Perché siete spesso... L'ansa fa un po' di errori comunque, la proposta dell'azienda è una
proposta di investimento da 110 milioni di euro, un po' di più di 10 milioni, che prevederebbe, se attuata, però uno scambio con una un ulteriore sacrificio sullo sfruttamento dei lavoratori. E come, essendo che noi abbiamo fatto un accordo nel 2019 dove avevamo previsto un sacrificio con maggior sfruttamento dei lavoratori in cambio di investimenti importanti, che l'azienda non ha ancora messo in atto, nel senso che è stato, gli investimenti sono stati fatti, ma la fabbrica nuova non funziona ancora, non ha ancora né gli orari né la quantità prodotta che era prevista da quell'accordo. Non gli abbiamo risposto che prima di fare nuovi accordi che prevedono nuovi sacrifici e ulteriore sfruttamento di chi lavora, vorremmo vedere i risultati dell'accordo che abbiamo fatto 3 anni fa, perché lì siamo ancora fermi. Invece vorrebbero fare il doppio salto. Ovviamente i motivi sono da ricercare in una costante ricerca di maggiori profitti. L'azienda in questo momento non sta facendo molti perché il settore non va granché bene, maggiori profitti attraverso appunto i giri di manovella sui lavoratori. Farei notare che nel nostro paese i lavoratori e quelli di Electrolux compresi hanno perso in 15 mesi il 16% delle loro retribuzioni, che è l'effetto inflazione, 12% nel 2022, 1% al mese quest'anno. Se continua così, a fine anno, tra 2022 e 2023, avremo perso un potere d'acquisto del 24%. Nel frattempo le imprese, Electrolux comprese, hanno aumentato i prezzi dei loro beni più dell'inflazione. E questo è evidente che su questo nasce un problema enorme. Quindi noi abbiamo un problema di prestazione, cioè di carico di lavoro, che sa la sensazione che l'impresa pensi che il lavoratore sia un robot, che basta girare la manovella e questo, nulla succede. E invece i lavoratori, più applichi ritmi e più spingi sulla prestazione lavorative, più è facile che abbiamo problemi di salute, e noi abbiamo un'esplosione di malattie professionali, di persone con limitazioni e quant'altro. Per questo gli abbiamo detto calma a Electrolux e alle segreterie nazionali che erano presenti oggi al tavolo, dicendo: noi prima di ogni altra ulteriore discussione sulla pressione lavorativa vogliamo vedere gli effetti di ciò che abbiamo già firmato. Quando sarà applicato e implementato e vedremo che l'impianto costruito, le attenzioni ergonomiche avuto eccetera non produrranno effetti negativi sui lavoratori, potremo valutare il da farsi. Ma in attesa no, anche perché i primi segnali non sono proprio in linea con una condizione di salute che migliora. E questo è un problema, questo problema richiama il problema del nostro paese. Perché quando prima citavano che in Germania hanno aumentato i profitti e i salari, in tutta Europa gli stati che hanno aumentato i salari hanno avuto anche maggiori profitti e hanno un PIL che funziona meglio. L'Italia, che ha diminuito i salari, unico paese in Europa dal 1990 in poi, il nostro potere, quando dico nostro io sono un operaio di linea, il nostro potere di acquisto è diminuito ed è l'unico caso in Europa. Anche i profitti delle imprese sono aumentati lo stesso, ma meno brillantemente di come sono aumentati nei paesi dove hanno fatto investimenti, dove pagano di più i lavoratori, dove i nostri giovani prendono ed emigrano. Questo è il problema del nostro paese, non investire sui lavoratori, sui salari. E poi, se tu abbassi i salari, e noi abbiamo perso, come dicevo, già il 16%, hai difficoltà a sostenere le spese, quelle fisse, luce, gas e quant'altro, e ovviamente se hai le spese, se tu fatichi a coprire le spese fisse minime, non hai salario da spendere per gli acquisti delle imprese, delle altre imprese, e quindi l'unica speranza è esportare. Però non è che sono tutti fessi nel mondo, che cioè che se tu abbatti qui i costi fai sì che
rubi quote di mercato alla concorrenza, magari in Germania, eccetera. Perché nel frattempo lì fanno investimenti sull'innovazione tecnologica e fanno investimenti che rendono molto di più del sfruttamento sulla singola persona. Quindi, per quanto mi riguarda, la discussione che si sta aprendo è una discussione molto strana. Ritengo che forse dietro ci sono anche tutte le questioni del creare valore per poi poter cedere l'impresa, anche se l'impresa nega, però cedere l'impresa cinese o a chi sarà, però sta di fatto che le proposte che vengono fatte in questo paese quando si parla ai lavoratori sono quelle che sono quelle che abbiamo già sentito anche qui stasera, e penso che davvero il sindacato in questo paese deve darsi una svegliata, perché non è possibile che siamo in queste condizioni e il paese è fermo, e stanno parlando, quando va bene, di qualche manifestazione al sabato. Io non so se questo è rappresentare i lavoratori. Secondo me il sindacato nel suo insieme in questo paese non serve a niente. Però posso dire una cosa, lei ha pienamente ragione, però sono 30 anni che in Italia è sbagliato parlare di politica industriale, se ne stanno svegliando forse adesso. Per 30 anni io ricordo D'Alema, Presidente del Consiglio, 1997-98, domanda dell'allora direttore di 8 e mezzo: ma cosa ne pensa delle crisi industriali? D'Alema, eletto dalla sinistra, quello che ha inserito le agenzie interinali, quello che ha messo i bingo, perché ricordiamoci, tutti ce l'hanno con Berlusconi, ma D'Alema è stato un tumore per l'Italia. Lui ha risposto candidamente, ma dottor Ferrara, era Ferrara il direttore di 8, non me lo ricordavo. Sì. Ma noi siamo una società post-industriale, noi vivremo di servizi. Sì, questo sì. È stato il mantra della sinistra al potere. Per cui io sono d'accordo con lei, ma questo, siamo in questa situazione perché chi è andato a governare ha pensato che l'industria fosse un problema superato. Vivremo il turismo, certo. Ma si ricorda, noi il nostro petrolio è il turismo. Ma chi l'ha detto una stupidaggine del genere? Il nostro petrolio è il sistema industriale nel quale non abbiamo mai investito, perché secondo la politica era una cosa old economy. Esatto. Manifatturiero era superato. Esatto. Scusate, tantissimi sms e whatsapp. Saluto e ringrazio molto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Buonasera sindaco. Buonasera direttore, buonasera. Vengo subito da lei, però siccome parlavamo e stiamo parlando di economia, di industria e di piazze bollenti, no? Ragionavamo sul fatto che all'estero vediamo manifestazioni che per esempio in Israele hanno portato alla sospensione della riforma della giustizia di Netanyahu, in Francia, a Parigi messa a ferro e fuoco, qui molto meno. Vorrei risentire cosa ha detto l'altra sera a Focus il presidente di Confapi Veneto, William Beozzo, che ha risposto a chi diceva bisogna alzare le retribuzioni, non so se questo è il passaggio giusto, dicendo sì, però prima bisogna far funzionare le imprese, perché se non c'è occupazione, non ci sono le imprese che riescono a crescere, è inutile chiedere aumenti di stipendio. Vediamo, sentiamo. Disastrosa, perché dobbiamo ricordarci che al di là, con tutto rispetto dei discorsi che ho sentito, ma nel nostro paese se non abbiamo le imprese non c'è ricchezza, e dobbiamo ricordarci che la ricchezza viene portata dalle imprese. Se noi riusciamo a dare una dignità ai nostri collaboratori, riusciamo a dare una dignità ai nostri territori, è perché ci sono le imprese. I territori dove non riusciamo a avere una dignità per le persone, mancano le imprese. Cioè, noi se non mettiamo le imprese al centro non andiamo da nessuna parte. Ma questo sono anni che lo diciamo, ma lo dice il mondo dell'impresa, perché il mondo dell'impresa ha tutto interesse di creare e di formare della manodopera specializzata e trasferire la ricchezza sui territori, perché è consapevole che questo crea sviluppo, sviluppo uguale consumo e tutto quello che ne consegue. Oggi anche quello che ha fatto notare lei prima, direttore della banca e così via, la finanza, la speculazione finanziaria non vuole che la situazione globale dell'Europa si risolvi, la guerra o non guerra, perché in questa situazione gli speculatori finanziari stanno creando capitali enormi alle spalle delle persone, delle imprese, di tutto quello che lavora. Se noi pensiamo anche al Nord Africa, l'osservazione che faceva
la Meloni della Tunisia, qua al di là dei colori e dei governi che hanno passato questo paese, perché potremmo scrivere un'enciclopedia di tutti chi è passato, non è bianco, rosso e verde, perché qua mancano le competenze in certi ambiti. Se noi pensiamo che il Nord Africa è in mano ai turchi e mercenari russi della Wagner, lo vogliamo capire questo o no? Vogliamo cominciare a portare ricchezza in quei posti e dare formazione e lavoro là, in maniera tale che anche con un'immigrazione controllata l'Europa può avere delle risorse di manodopera già pronte e specializzate a inserirsi nel lavoro? Allora, questo era il presidente di Confapi Veneto, William Beozzo, l'altra sera a Focus. Poi torneremo da Pier Vincenzo De Pra, imprenditore dell'Alpago, quindi torneremo tra pochissimo. Volevo sentire il sindaco di Vicenza anche sulla questione, sindaco, migranti da inserire nelle nostre aziende, data la mancanza di personale e le richieste degli imprenditori. Vicenza e tutta la provincia di Vicenza, e lei è stato presidente della provincia di Vicenza, è un regno delle imprese piccole e medie, è la spina dorsale dell'economia del Nord-Est. Secondo lei quello dei migranti è un problema anche sentito dagli imprenditori? C'è effettivamente bisogno di inserimenti di extracomunitari? Allora, guardate, intanto la ringrazio, direttore, dell'occasione. La verità è che c'è una contraddizione evidente. Da un lato abbiamo qualche decina di migliaia di posti disponibili di lavoro, c'è ricerca di personale in vari settori, ci sono richieste da parte delle associazioni di categoria di inserimento di nuovi lavoratori, anche stranieri. Esatto. Dall'altra però abbiamo una situazione per cui i cittadini nei quartieri, io parlo della mia città, non vogliono che ci siano collocamento di persone che arrivano senza un lavoro, senza un ingresso regolare, senza una stabilità sociale ed economica, perché si crea il fenomeno naturalmente di persone che poi per sopravvivere devono delinquere. Quindi abbiamo questo grande contrasto sociale. In questi giorni il prefetto sta chiamando tutti i sindaci per reperire posti per molti migranti. Sappiamo che gli arrivi, gli sbarchi sono stati già tanti e altri ne verranno. E quindi c'è una preoccupazione, cioè o riusciamo a incanalare queste persone in un percorso di integrazione vero, lavorativo e sociale, altrimenti rischiamo una bomba sociale pesantissima, perché i cittadini, vi posso garantire, non vogliono più ingressi irregolari, gente lasciata lì, abbandonata, senza un lavoro, senza un inserimento corretto all'interno delle nostre comunità. Questa è una preoccupazione che ho e che ho spiegato al prefetto proprio oggi pomeriggio, prefetto di Vicenza, che mi chiedeva dei posti. Io purtroppo, per farle capire, ho la struttura, l'albergo cittadino pieno di nuove povertà, senza tetto, e strutture che sono destinate di co-housing a famiglie intere sfrattate perché dopo il Covid sono diventate operative, efficaci gli sfratti per morosità. E sono italiani e stranieri, anche in questo caso, che avevano magari un lavoro regolare e che lo hanno perso, sono in difficoltà nel pagare un affitto. Quindi capite che abbiamo una situazione devastante sulle comunità. Secondo me si sta veramente sottovalutando questo fenomeno di quello che può accadere, la conseguenza sul territorio. E quindi la preoccupazione è alta anche per noi, che non reggiamo un sistema che non è ben coordinato, non ha delle regole e che è semplicemente la collocazione di persone in spazi e poi lasciati lì in qualche maniera a sopravvivere. Ecco, sindaco, rispetto allo stato d'animo dei cittadini, delle comunità, oggi di fronte a tanti problemi vediamo che in altri paesi ci sono state manifestazioni di protesta come quelle in Francia per l'innalzamento del tetto dell'età pensionabile da 62 a 64. Dicevamo, qui c'è una calma piatta al momento, no? È rassegnazione, maggiore maturità secondo lei? Il fatto siamo polentoni, come qualcuno ha ricordato, cioè la definizione classica, no? del Veneto,
gigante economico ma nano politico anche nelle, diciamo, nelle battaglie. Cosa ne pensa? Ah, io penso semplicemente che finché riusciamo a garantire alle nostre famiglie una sopravvivenza dignitosa, non succede niente. Ci sono dei movimenti anarchici, insomma, di certi ambienti estremisti che ne approfittano per fare magari qualche manifestazione anche di natura violenta, però quello che vediamo è ancora una situazione sotto controllo. Non so però francamente fino a quando durerà, perché la preoccupazione è alta anche da questo punto di vista. In altri paesi i francesi sono molto più caldi, del resto hanno fatto anche la rivoluzione, certo, insomma, nel Settecento, quindi è gente che si scalda molto facilmente. Ricordiamo i gilet, no, gialli, di questi ultimi anni, e quindi sì, però allo stesso tempo non dobbiamo sottovalutare quello che sta accadendo. Ripeto, finché in Italia riusciamo a garantire alle nostre famiglie una vita dignitosa, non succede nulla, ma se poi andiamo a toccare gli stipendi, guarda che c'è un'inflazione e un aumento dei tassi, per cui tra le bollette prima e l'adeguamento dei mutui, perché ce ne sono tanti in Italia di mutui per le case, per esempio, che sono cresciuti notevolmente, con i tassi di interesse, se la gente fa fatica a arrivare a fine mese, è chiaro che dopo torna in piazza. Poi sentiremo il segretario della CGIA di Mestre su questo, perché ha toccato un punto molto nevralgico, però volevo sentire sulle imprese, gli imprenditori, i rapporti con la politica, i sindacati. Pier Vincenzo De Pra, ha sentito cosa diceva William Beozzo De Pra, cioè che non si può pretendere che le imprese facciano miracoli se non vengono sostenute, se non vengono aiutate a procedere senza troppe difficoltà, senza la burocrazia e chi più ne ha più ne metta. Sì, allora io da imprenditore potrei dire che non amo molto i sindacati, no? Perché molte volte ci troviamo di fronte a dei sindacati per dei problemi con i dipendenti, quindi non sono acerrimi nemici, però non sono neanche i nostri migliori amici. Però è giusto che ci siano anche loro, perché il corpo operai deve essere sostenuto da qualcuno. Però la fatalità è noi come imprenditori, tolte le istituzioni, quindi associazioni artigiani, associazioni Confindustria, associazioni Confcommercio, non abbiamo nessuno che ci rappresenta. Quindi molte volte in certe diatribe ci troviamo proprio a fronteggiare noi direttamente contro il sindacato che rappresenta gli dipendenti. Allora, questa è una mia, dico, il primo sindacato, mi pare, leggevo ieri, che è nato in Italia, era nel 1848, il sindacato dei tipografi a Torino, no? Quindi non sono nati ieri i sindacati. Il problema che io vedo come imprenditore è questo. Allora, prima cosa, le famiglie non danno una giusta istruzione ai figli di come ci si deve, come si deve impostare una vita che sia fatta anche di lavoro, dove si ama il lavoro, dove si crea una professione, dove si impara un mestiere. Quindi attualmente la gente va a lavorare solo per il vile denaro. Vile denaro vuol dire poter acquistare l'ultima modello dell'iPhone, o acquistare la macchina, o togliersi qualche altro sfizio. Ragazzi che vengono da noi per essere assunti, alla seconda domanda, la prima è quante ore si fanno, alla seconda quanto mi dà. Quindi è molto avvilente. Molte volte io, quando faccio i colloqui, mi avvilisco a questo tipo di domande, perché mi verrebbe da dire non chiedermi per favore assumimi, però non fare queste domande stupide. Purtroppo il benessere economico in Italia, anche se molti dicono che ci sono molti poveri, io non so dove sono poi questi poveri, tra virgolette. Non so se i poveri... Se mi permette di interromperla.
se i poveri sono quelli che vanno, che hanno la pensione e se la mangiano le macchinette. Perché se quelli sono i poveri e poi hanno anche reddito e cittadinanza, scusate un attimo, io non sono d'accordo che tiriamo fuori i soldi per sostenere questo tipo di povertà. Presidente, voleva interloquire un attimo. Volevo farle una domanda perché mi è apparsa un po' strana la sua battuta sulla richiesta di salario e la richiesta di orario. Lei quando fa un contratto con un'altra impresa, le due cose che chiede, non è quanto costa entro quanto me li dà, mi dà il servizio o la prestazione che chiede come imprenditore? Cioè sono le due domande che tutti dovrebbero fare. Quanto mi paga, che è il contratto, e quante ore faccio, cioè entro quanto la prestazione. Ma è la domanda che fa qualsiasi imprenditore al proprio fornitore o cliente a seconda della condizione in cui si trova. Lei quando fa un contratto cosa chiede? Ovviamente la qualità del lavoro che gli viene data, quanto costa e in quanto tempo me lo dà. Perché un lavoratore non dovrebbe farla questa domanda? Ma lei è un imprenditore? No, io sono un operaio di linea di montaggio che però... Ecco, allora capisco. No, che però capisco, viene da una famiglia di imprenditori. Guarda, come è andata male stavolta? Non poteva essere diversa la domanda fatta da no, da no, gli chiedo a lei cosa, parte, mi dica, cosa allora, chiede diciamo, lei diciamo quando fa un contratto? Lo lasci. Diplomazia. Sentiamo. Nel fare le domande. Voi cosa pretendete di fare? Che tipo di domande volete fare? Lei noi che domanda fa quando fa un contratto? Il contratto di lavoro è un appalto. Abbiamo della diplomazia, adoperiamo della strategia per arrivare a firmare un contratto. Il dipendente non usa né strategia né diplomazia, vuole andare al solo una questione di eleganza, decidere non se di l'azienda gli va bene o meno. Una volta era il proprietario, il datore di lavoro che sceglieva gli operai. Adesso sono gli operai che scelgono le aziende. Questo è il problema. E poi quando lei mi dice che gli operai sono maltrattati, che sono sfruttati, non è vero, perché io la conosco l'azienda dove lei lavora, perché è un mio cliente e quando vado sui grossi gruppi, tipo la Zanussi, Electro, lo so altri, vedo tanto menefreghismo e gente che si gratta le balle, ha capito o no? Ed è certo non gli operai, guarda, glielo garantisco, no? Venga a lavorare, venga lì e venga a lavorare. Le che fanno, non si fanno il culo come ci facciamo noi dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 9. Io comunque gli avevo fatto un'altra domanda. Se lei deve venire nella mia azienda, vengo, la do in mano vengo, un mese vengo, e voglio vedere cosa vengo. Fa. Lei me la distrugge l'azienda e la mia azienda ha 100 anni di storia e certamente non la do in mano a un incompetente come lei. Io le ho chiesto una cosa e non ha risposto lei volutamente. Ha quanto, stupide, cosa chiede? Se chiede quando fa un contratto, se le due cose che chiede sono il prezzo e entro quando me lo consegna. Sì, buonanotte. Vede Breda, c'è una precisazione, non per dare ragione a nessuno. No, sentiamo. C'è una precisazione molto chiara. Quanto prevede il contratto che io abbia per le mansioni che faccio? Perché c'è un contratto nazionale che nel Veneto e anche in altre parti d'Italia per fortuna viene applicato sempre, e se non viene applicato, ha ragione chi difende, chi va contro la non applicazione, e non sono solo i sindacati di lavoratori, sono anche le associazioni imprenditoriali, perché noi siamo per l'applicazione integrale dei contratti. Dottore, il vero problema, dottore, sai qual è il vero problema? Che abbiamo i contratti o l'impianto contrattuale, usiamo questo termine, che risale all'epoca fordista. I tempi di produzione, i tempi di organizzazione della produzione, che riguardano sia gli imprenditori che i lavoratori dipendenti, tutti e due, sono cambiati e noi siamo ancora fermi ai contratti del 1945. Questo è il problema. Le parlo da un osservatorio. Sa che c'è il grande fenomeno delle dimissioni di massa, sì, no? Dopo il blocco dei licenziamenti che c'era stato durante il Covid, a un certo punto è caduto il blocco e già adesso licenzeranno tutti. È successo il contrario. Lo dicevamo. C'è che un sacco di... Sì, il sindacato ha sbagliato. Un sacco di lavoratori si dimettono.
Siccome quando si dimettono vengono a fare la pratica, perché è una roba che puoi fare con lo speed a casa, ma molto spesso poi vengono anche per sapere i tempi di preavviso o quant'altro, sì. Noi andiamo a intervistare anche i ragazzi giovani, sì. La gente che si dimette, anche gente, non per forza, gente che si dimette da contratti di lavoro a tempo indeterminato per andare a contratti di lavoro a tempo determinato. E l'altra cosa che ci ha colpito è che non è più solo il tema del salario, lo dico anche all'imprenditore, non è più solo il tema del salario. I lavoratori domandano la qualità della vita del lavoro e non ci vedo niente di male, francamente. Ci sono i lavoratori che chiedono lo smart working perché si sono trovati bene durante il Covid con lo smart working. Ci sono donne che chiedono sapere quali sono gli orari di lavoro. C'è il tema perfino di con chi lavori, perché poi dopo sono anche queste le questioni. E secondo me che tra i lavoratori ci sia questa condizione, perché possono farlo? Perché trovano subito un altro lavoro, chiaramente uno si dimette perché trova un altro lavoro. Questo è il mercato si basa sulla domanda offerta, viva Dio, noi dobbiamo essere contenti se sono dei lavoratori che si dimettono per andare a stare meglio. Allora evitiamo di mettere gabbie come i contratti nazionali di lavoro, gabbie per la parte economica, non per la parte dei diritti su cui non discuto neanche, vanno sanciti e vanno... Però anche adesso mai c'è occorre, tutta la protezione di secondo livello. Occorre che le parti sociali superino questa, come dire, questa finzione contrattuale che c'è, perché i contratti nazionali al nord non valgono perché bisogna pagare di più, giustamente, perché c'è giustamente domanda e offerta. Hai perfettamente ragione. Al sud, diciamocelo chiaramente, non lo applicano per altri motivi, lo sappiamo. Allora, perché teniamo in piedi queste finzioni economiche qua? No, insomma, lei sa benissimo che c'è un livello di contrattazione di secondo livello che è molto avanzato. Ferma. E che per fortuna risolve questi problemi. No, non li risolve, ma nelle magari, aziende dove è possibile magari li risolvesse. La riprova è che questo continuo, come dire, dimissioni e assunzioni è la riprova che neanche il secondo livello funziona più. Allora dobbiamo, noi che siamo parti sociali, dobbiamo interrogarci, dobbiamo avere l'umiltà di dire forse quello che abbiamo fatto per 75 anni, forse era valido fino agli anni 80, 90, forse al 2000, oggi non è più così. Quindi dobbiamo ripensare. Ma si può sempre migliorare. Certo. Si può sempre migliorare da questo punto di vista. Io una puntualizzazione sull'immigrazione, certo, perché se ne è parlato prima e ci tengo. Certo. Allora, perché si domandava il sindaco di Vicenza, no, voglio dire, se ci sono tutti questi richiedenti asilo e c'è questa domanda di lavoratori, quelle due cose non si incrociano. I richiedenti asilo molto spesso hanno dei permessi, voglio dire, temporanei in attesa di una commissione che stabilisce se sono richiedenti asilo vero, hanno diritto alla protezione umanitaria o meno, eccetera, eccetera. Stanno in un limbo per un periodo lunghissimo, possono essere impegnati al massimo per pochi mesi e nessun imprenditore ovviamente investe su questo. Nel mentre noi facciamo una finzione, perché è bene che gli italiani lo sappiano, abbiamo aperto i flussi di immigrazione, quelli che facciamo ogni anno, per 82.000 persone, che sono niente rispetto a quello che abbiamo bisogno, con una finzione, perché la legge si chiama ancora Bossi-Fini, cioè due persone del passato, ancora vive, del passato, Bossi-Fini, perché ancora adesso dovrebbe essere che l'imprenditore artigiano tuo di Castelfranco Veneto che vuole un tornitore, chiama in Marocco un tornitore che prende l'aereo e viene qua. Cosa che non esiste in realtà, in natura. Allora, i flussi, cosa succede? Succede che questi sono già qui, che lavorano magari in modo irregolare, si fa l'accordo per i flussi, siccome il suo visto arriva nel suo paese, deve tornare nel suo paese, prendere il visto e tornare qui. Siamo ridicoli da quel punto di vista. Invece di sceglierci noi, lo diceva il professore prima, l'immigrazione di cui abbiamo bisogno, la facciamo scegliere i trafficanti di esseri umani che vengono dalla Tunisia o vengono dalla Libia. Una volta per tutte, tra l'altro la Meloni è andata a Bruxelles, è tornata dicendo mi hanno ascoltato, ho risolto tutto, sia sull'immigrazione che anche sui carburanti, che mai dopo ne parliamo. In realtà, voglio dire, su questo tema noi avremo bisogno di immigrazione regolare, senz'altro, perché, e invece abbiamo sostanzialmente questo flusso di immigrazione irregolare che poi alimenta poi il lavoro nero e quant'altro, perché non c'è un modo per migrare regolarmente in Europa per lavoro, come dovrebbe essere normale forse, questa è la verità. Allora, una notizia è arrivata adesso, poi andiamo dal professor Pontelli, dal sindaco Rucco, da Corrado Cortese e dagli altri ospiti. È morto Gianni Minà, giornalista e conduttore televisivo, aveva 84 anni, scrivevo a Castro, ero un nemico per la CIA, un grande personaggio della televisione, soprattutto della
delle cronache sportive. Allora, andiamo, sentiamo il professor Pontelli. Ma io volevo solo parlare. Tutto quello che è stato detto adesso è stato tutto giusto, io sottoscriverei tutto. Però nel 2019 Sole 24 Ore pubblicò una ricerca relativa all'aumento della produzione in Italia dal 1999 al 2019, 20 anni. Il settore privato aveva aumentato la produttività, maggiore produttività vuol dire ritmi di lavoro più frenetici, non è che la produttività tu la crei attraverso... Anche l'innovazione tecnologica. Sì, capito, l'innovazione, ed no, è per quello, l'innovazione tecnologica prevede anche un operaio più specializzato, certo, e quindi automaticamente esclude i flussi migratori. E una perdita di produttività della pubblica amministrazione del 24%. Per cui quando diciamo, ma cosa può fare l'impresa? L'impresa può aumentare tutto quanto volete la propria produttività, ma quando esci dal cancello della fabbrica e di fronte a sé a una macchina burocratica che ha perso produttività rispetto agli anni precedenti, è evidente che si faceva un passo indietro. Per cui se l'azienda ne fa un passo in avanti, ma la pubblica amministrazione fa due indietro, è evidente che il risultato finale sia un passo indietro di tutto il sistema. Per cui sarebbe ora e tempo che noi cominciassimo a ragionare anche in termini, l'ho anche visto in un intelligente messaggio prima, a ragionare anche della produttività della pubblica amministrazione. Certo. Perché è altrettanto chiaro, evidente, chiaro, non voglio sicuramente pensare che questo sia l'obiettivo principale, però i migranti rappresentano un business micidiale per quanto riguarda i corsi di formazione. Vogliamo dircelo o no? E vogliamo dircelo e va là, perché il corso di formazione non lo fa il tecnico. No, vabbè. Beh, se tu prendi un immigrante, hai bisogno di un immigrante non preparato tecnicamente, hai bisogno di una manodopera molto povera. Comunque la formazione appunto, va fatta, è che non è quella che, non è quella quella che interessa alle imprese nostre, che sono certo molto meccanizzate. Però per cui c'è, e quando si dice cercano 100.000 lavoratori, ma non sono questi, sono quelli preparati che cercano 100.000. Per cui è già il fatto, dov'è la distonia? È già una distonia in termini, perché cerchi 100.000 qualificati e qua ne hai 200.000 non qualificati. Come per quelli cui... che dalla Siria sono andati in Germania. Sì, ma esatto. Perché la Germania se ne è andati a scegliere. Ma sì, ma ecco, parte quello, io lavoratore specializzato, noi ne abbiamo in corso. Sì, noi, sì, ma non lo metto in dubbio. Dove lavoro io, una fabbrica grande, noi abbiamo dimissioni di giovani lavoratori che trovano a condizioni migliori qualcuno anche dalle nostre parti, ma in gran parte prendono e vanno a fare esperienze fuori. Esatto. Perché quando tu parli di una retribuzione netta, parliamo di una retribuzione netta che fatica a arrivare a 1.500 euro, anche per qualifiche significative, parlo 8 ore, poi se fanno 14 ore aumenta perché c'hai lo straordinario, ma per qualifiche anche significative, sei intorno a quella cifra lì e come ti sposti di poco, anche la Lombardia paga di più, l'Emilia paga di più, ti sposti di poco e migliori di 300 euro, vai all'estero, migliori di 1000, 1200, pur avendo un leggero più alto costo della vita, certo. Secondo lei che cosa fa uno che non ha vincoli familiari, territoriali, ma che è legato? Ma quello è il problema generale. Potrei, volevo solo confermare, e gli migranti fanno la stessa cosa, passano per l'Italia, ma vanno, se ne vanno di corsa. Volevo aggiungere una cosa a conferma di quello che stavi dicendo, e cioè il manifatturiero, quindi nell'ambito di tutta l'economia, il manifatturiero, soprattutto il manifatturiero dell'over, visto che oggi si parla con questo termine, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, è un manifatturiero che non ha nulla da invidiare in termini di produttività e di aumento di produttività negli ultimi 10 anni rispetto alle più ampie come dire, fasce alte della Germania. Qual è il problema vero? Il problema vero è costo del resto intorno all'azienda, uso il termine intorno all'azienda, cominciando dalla pubblica amministrazione, che è esorbitante rispetto agli altri paesi. Secondo, noi abbiamo delle regole che sono nei fatti superate e non abbiamo il coraggio, perché evidentemente una zona comfort fa comodo a tutti, non abbiamo il coraggio di metterci al tavolo e ripensare insieme, non dico uno contro l'altro, insieme queste regole, che sono superate. Allora, torniamo dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Sindaco, io ho moderato un incontro recentemente con il ministro della giustizia Carlo Nordio, era ospite d'onore a Treviso e si parlava di, ovviamente, di giustizia e di imprenditori interessati a che la giustizia si velocizzasse, e Nordio ribadiva il problema anche in magistratura della carenza di personale, non solo
nei magistrati, ma anche personale amministrativo. E io gli ho chiesto, ma Ministro, non sarà un problema di produttività? Nel senso che, gli ho detto, faccio un esempio che non c'entra niente con la giustizia, ma noi a Focus abbiamo Fabrizio Bazzoni che da solo muove 8 telecamere e fa tutto lui. Se vai negli studi della RAI o delle grandi reti nazionali, vedi 20 persone, non si capisce bene cosa facciano, ma sono in regia. Sono in regia e sono dei costi, no? Allora gli ho detto, ma possibile che in magistratura non ci sia anche lì un problema di mancanza, di carenza di produttività? E lui mi ha detto, guardi che io ho sempre... Non ho mai fatto sconti ai magistrati, in effetti ha fatto anche un libro che si intitola Il crollo della magistratura, però sulla produttività ha detto se non hanno dei sostegni nel personale è come un pilota che comanda da solo un aereo senza assistenti di volo, senza coloro che sono in cabina, che ovviamente sono fondamentali per chi è alla cloche. E, le chiedo tutto questo per dirle, c'è un problema di produttività nelle pubbliche amministrazioni dove sappiamo che anche lì manca le persone, insomma, no? Sindaco, mi sente? Sì, sì, la sento, direttore. Ma devo dire che la pubblica amministrazione ha avuto anni in cui le assunzioni erano una cosa molto frequente, sì. Direi anche poco controllata, sì. Quindi abbiamo avuto periodi in cui gli organici erano super elevati. Poi improvvisamente, come sapete, il patto di stabilità per anni ha impedito alle amministrazioni di assumere. Negli ultimi anni si è passati a delle limitazioni, il rapporto un dipendente che andava via, anzi scusatemi, per ogni 4 dipendenti che andavano via cessavano l'attività in comune, se ne poteva assumere uno, sì. E così via, poi si è arrivato il rapporto 1-2 fino a 1-1 come è in questo momento, quindi oggi si può assumere, se un dipendente va via se ne può assumere un altro, e devo dire che negli ultimi 2 anni e mezzo il comune ha assunto 120 persone circa. Però siamo ancora indietro, perché immaginate un blocco di anni, poi improvvisamente si ricomincia ad assumere. Quindi sicuramente i comuni oggi sono sotto organico, hanno difficoltà. Se pensate che hanno caricato per gli accessi agli atti dei comuni per il 110 superbonus i comuni stessi, gli uffici dell'edilizia, senza dare la possibilità di rinforzare gli uffici, intasando di fatto l'edilizia privata di tutti i comuni d'Italia, questa è la dimostrazione che non c'è una pianificazione a livello centrale sulle regole da stabilire, no, da applicare. Quindi poi è chiaro che in tutte le pubbliche amministrazioni c'è quello che lavora per 3 e c'è quello, esatto, che non lavora, quindi la verità è quello, bisognerebbe premiare la gente in base al lavoro che viene svolto, ma così non è. E quindi ci scontriamo con la realtà delle cose e abbiamo delle difficoltà, ma questo ce l'hanno tutti i comuni, certo, al di là del colore politico di chi governa. Ecco, senta Sindaco, sulla PNRR ci sono grandi progetti a Vicenza, come si può gestire una situazione così delicata, difficile, cioè chi se ne occupa materialmente, che problemi si incontrano, come stanno andando le cose adesso? Beh, la situazione non è semplice per nessun comune che ha partecipato ai bandi del PNRR. Vicenza, tra l'altro, dovete sapere che è la prima del nord Italia, non del Veneto soltanto, ma del nord Italia per i progetti ammessi e finanziati. Sono 78 progetti finanziati di ogni genere, piste ciclabili, strade, marciapiedi, progetti di riqualificazione, scuole, nidi, cioè tutta una serie di investimenti. Abbiamo fatto una grande fatica nella fase progettuale, abbiamo potuto assumere a tempo determinato fino al 2026 dei professionisti, chi a part time, chi a tempo pieno, però devo dire che non sono tanti rispetto a quelli che potevamo assumere, cioè molti non si sono presentati, c'è una carenza anche di professionisti, proprio perché molti si dedicano all'attività privata, e quindi c'è il problema che il timore più grande è quello di non riuscire a rispettare le scadenze, no?
proprio perché le strutture poi devono governare non soltanto il PNRR, ma tutta l'attività ordinaria e straordinaria di un'amministrazione di una città, esatto, che è complessa. Quindi noi per il momento stiamo lavorando già sugli affidamenti, siamo già partiti con gare, con affidamenti e con lavori. Al momento teniamo botta e sono convinto che se dovessimo riuscire cambieremo la città nei prossimi 5 anni. Grazie per ora, Sindaco, stia con noi perché abbiamo ancora molto tempo. Vediamo, rivediamo un servizio di Chiara Gaiani che è stata a sentire delle persone che hanno partecipato a un concorso per 6 posti in regione, a Limena, nel Padovano. Sentiamo cosa hanno detto. Da dove arriva? Da Venezia. È il primo concorso pubblico? No, ne ho fatto anche un altro un anno e mezzo fa, più o meno, sempre della regione. Una studentessa universitaria, ma sono tanti, quarantenni, moltissimi veneti che hanno sostenuto al Crown Hotel Plaza di Limena la prova scritta del concorso per 6 posti a tempo indeterminato nel Consiglio regionale del Veneto. La selezione, la prima indetta per Palazzo Ferrofini, mira all'assunzione di assistenti agli organi consigliari, categoria C, stipendio lordo 21.392 euro l'anno più 549 euro di indennità e tredicesima. Un miraggio per molti. Questo partecipante arriva da Jesolo. Ho voglia di cercare un posto che mi dia qualche sicurezza in più. Questa è la motivazione, insomma. Lei in questo momento ha un lavoro precario? Ho un lavoro stagionale. E ho l'interesse a trovare qualcosa che mi dia una stabilità maggiore, e ancora secondo me il settore pubblico può dare questo tipo di garanzie. Queste amiche lavorano insieme e sono di Mestre. Che tipo di contratto avete in questo momento? Full time, però è provvisorio. Lavoriamo per la stessa azienda e con contratto in scadenza, quindi... I concorsi è sempre, si spera sempre che sia un'opportunità. Arrivo dalla Moldavia, sono 18 anni che sono in Italia e sì, arrivo da Padova, che è qua vicino. Quindi lei è cittadina italiana e dà i requisiti per partecipare al concorso. Sì. Nel 2021 ho preso la cittadinanza e adesso partecipo e sì, sono molto felice. In questo momento no, non sto lavorando perché ho avuto un contratto a tempo indeterminato, mi è scaduto e posso permettermi di studiare. Tra i partecipanti molti hanno già un lavoro, come questa signora di Codevigo. Lei sta lavorando in questo momento? Sì, sto lavorando. Però la regione le dà più garanzie, più sicurezza? Sicuramente, sono una partita IVA, quindi sarebbe un bel salto. 6 posti, che speranze si dà? Si partecipa, poi se si vince ok, se no pazienza, sarà un altro. 500 gli iscritti, 200 alla fine i partecipanti. I selezionati dovranno superare, dopo lo scritto, la prova orale. Non sempre la superano, ci sono concorsi in cui nessuno poi è passato, e quindi a volte proprio ci sono dei nulla. Di fatto concorsi a cui non si presenta nessuno, insomma. Vorrei tornare dal dottor De Pra per sapere che cosa si aspettano gli imprenditori e che cosa si aspetta lei in particolare da un governo, da questo governo in particolare di centrodestra, Giorgia Meloni, il ministro Giorgetti. Finora sì, si è parlato di delega fiscale, di imprese, mi pare, di industrie, si è parlato non ancora in maniera esauriente, mi sembra. Cosa ne pensa, dottor De Pra? Allora, se lei mi permette, volevo puntualizzare una cosa sull'intervista che avete fatto prima a quelle persone, quei candidati, sì, possibili candidati, sì, per i 6 posti. Prego. Il ragazzo che ha detto che ha un contratto di lavoro solo stagionale, allora, di solito il stagionale è sul settore del turismo. Fatalità, almeno qui in provincia di Belluno, ma mi risulta anche in Venezia, cioè un po' in generale, il turismo, che sta andando fortunatamente dopo un lungo periodo di Covid, ha carenza di personale. Quindi non capisco allora come mai, visto che ha un contratto, penso, con un settore di traino come è il turismo adesso, dove tutti puntano sul turismo, questo signore qui cerca
cerca una situazione di stasi e di sicurezza, no? Mi viene da pensare invece che cerchi una situazione di comodo più che di sicurezza, perché quando si entra in un ambiente pubblico c'è la comodità anche di fare un po' quello che si vuole. Questa non lo dico perché sono un imprenditore, lo dico perché quando entro sui corridoi o sulle stanze degli uffici pubblici vedo molto menefreghismo, e quindi qui chiudo la parentesi. Poi sul discorso Meloni e compagni che ci sono giù a Roma, io non ho fiducia di nessuno perché, tra virgolette, è anni che non sento parlare in un TG in qualche trasmissione: si riapre l'azienda sul settore calzaturiero, si riapre l'azienda sul settore del tipo A o del tipo B. Fatalità è che per noi in provincia di Belluno abbiamo la fortuna di avere le aziende che lavorano nel settore dell'occhialeria, e il settore dell'occhialeria è di traino, e questo porta a discapito però alle aziende più piccole, dove abbiamo bisogno di personale, e ragazzi giovani cercano, e lì andiamo sempre sul fattore economico, cercano il benessere economico anche se sono consapevoli che poi diventano dei numeri per l'azienda, non fanno parte della famiglia azienda. Quindi quando entrano alla Luxottica, per fare un nome a caso, o in altri grossi gruppi, lì diventano dei numeri come i numeri di un carcerato. Hanno solo la comodità e la fortuna che vanno a prenderli alla mattina con l'autobus, addirittura arrivano anche fino in provincia di Padova per recuperare il personale. Meloni oppure il governo che è in atto adesso non sta facendo niente per i giovani, per trattenerli in Italia, ma non lo fa perché evidentemente siamo consapevoli che i giovani e le famiglie lasciano pure che i ragazzi vadano a fare delle esperienze all'estero, no? Perché all'estero si sta meglio. Io viaggio molto all'estero e ultimamente ero in Olanda per lavoro e ho visto degli impiegati nel settore dei trasporti, nel settore della ristorazione, indiani, soprattutto anche africani, parlano perfettamente la lingua inglese, sanno anche un po' di italiano. Quelli che arrivano qua in Italia, dopo anche anni, non sanno una parola di italiano perché trovano lo stesso posto di lavoro anche se non hanno la proprietà della lingua, e per noi diventa difficile colloquiare, farci capire e anche poter avere un colloquio con l'operaio. Quindi vedrei che lo Stato obbligasse, e forse è una cosa che all'estero fanno, magari noi non lo sappiamo ma lo fanno, obblighino i dipendenti a frequentare intanto il corso della lingua di dove vanno a abitare e poi a civilizzarsi un po', perché non possiamo solo tirar su e assumere personale che entrando in Italia come primo impiego è raccogliere meloni e pomodori nella zona di Napoli, e quando arrivano qui a Belluno sanno meglio il napoletano dell'italiano. Quindi il governo Meloni, o che si chiami anche con qualche altro nome, dovrebbero pensare intanto ad aiutare le aziende, perché l'economia in Italia va fatta attraverso l'imprenditoria, attraverso le aziende che producono e non le aziende che se ne vanno da qua, perché altrimenti le cose non funzionano bene. Quindi questo è la mia opinione. Certo, allora ci sono buone prospettive per il terziario, per il turismo. Quest'estate si parla di un'estate da boom, c'è un boom di prenotazioni per le capanne a Lido di Venezia, tanto per fare un esempio, e quindi si pensa che ci sarà occupazione, molti lavoratori stagionali. Vediamo il servizio di Lorenzo Maier. C'è tanta voglia di mare per l'estate 2023 anche sul litorale veneziano. A poco più di 3 settimane dall'apertura delle prenotazioni delle capanne stagionali, lungo le arenile del Lido di Venezia le richieste arrivano già a superare l'80% circa in media tra i diversi stabilimenti balneari. La parola a Pierluigi Padovan, vicepresidente di Unione Mare Veneto, riferimento per il Lido di Venezia.
Al Lido si vive l'estate in maniera molto più sociale e si sta molto più assieme, quindi durante gli anni del Covid c'era stato un rallentamento. Ora siamo tutti pronti, dopo questi 3 anni di pandemia, a ritornare a vivere appieno l'estate assieme. Un ritorno alla grande dopo la pandemia. Il ritmo delle prenotazioni viaggia già verso il tutto esaurito. C'è proprio voglia da parte dei nostri clienti di ritornare a vivere l'estate come erano abituati. Questo porta le prenotazioni ad avere un ritmo molto più veloce degli anni precedenti. Inoltre, anche per quanto riguarda il turismo straniero ed internazionale, il Lido, grazie anche alle mosse dell'amministrazione comunale, è riuscito ad inserirsi all'interno di Venice Sense e quindi ha potuto partecipare come consorzio anche alle fiere internazionali di Monaco e proprio in questi giorni di Vienna. Un gioco di squadra con le altre località della costa veneta che porta anche un richiamo internazionale del turismo. Ci potrà dare una visibilità che negli anni passati non avevamo e quindi per portare al Lido anche una clientela internazionale che serve a riempire anche le nostre spiagge. Ecco, Corrado Cortese, Nicola Talmi prima ricordava questo fenomeno delle grandi dimissioni, no? Ed è un fatto che, assieme ad altri, rappresenta un cambiamento dopo il Covid. È cambiato il modo, soprattutto da parte dei giovani, di vedere il lavoro. Si dice che i ragazzi non cercano più un lavoro a tutti i costi, vogliono qualità del lavoro, quindi si presume anche che qualcuno dice malevolmente, evidentemente sono mantenuti dai genitori o dai nonni, perché sennò come farebbero a vivere. Però ci sono tanti ragazzi che anche attraverso i nuovi media, i social, le piattaforme, le start-up, lo smart working, eccetera, stanno facendo la loro strada in maniera spesso autonoma. È così, secondo lei, riguarda, ovviamente non riguarda solo il nostro paese, no? Riguarda tutta l'Europa e tutto il mondo in qualche modo. No, sì, sicuramente è così e lo vedo professionalmente ogni giorno, perché il punto focale è che i professionisti, i giovani e qualunque tipo di lavoro dopo la pandemia ha riscoperto anche e apprezzato la gestione del proprio tempo e la qualità della propria vita, in modo tale anche da poter scegliere, e ha capovolto il paradigma che le aziende devono essere appetibili per l'interlocutore, al di là delle notazioni più o meno polemiche prima di alcuni ospiti. E non è una questione solo sindacale, è proprio una questione di scelta di vita. Relativamente a questa scelta, ovviamente è una libertà di gestire il proprio tempo e una libertà di legarsi o meno all'azienda. E poi c'è anche un'altra cosa fondamentale, direttore, che le nuove generazioni, ma non stiamo parlando dei giovani, stiamo parlando della generazione successiva alla nostra, sceglie di non legarsi più a un'unica azienda per tutta la vita, ma preferisce percorrere percorsi diversi dal punto di vista professionale. La vera novità è che quando c'è un colloquio o una ricerca di personale, le risorse umane, e lo so per esperienza, le risorse umane fanno molta fatica a trovare i candidati, perché devono convincere le aziende a essere appetibili e a dimostrarsi appetibili. Vedo che sono un po' frizzato, però mi ascoltate, giusto? Com'è? Sono frizzato nell'immagine. Ogni tanto si frizza, ma la sentiamo bene. Sentiamo perfetto, bene. No, sì, e a concludere questa cosa qua. No, volevo solo due notazioni sugli interventi precedenti. Sì, proprio tre telegrammi. Allora, innanzitutto dividerei molto i gilet gialli, che diceva giustamente il sindaco Rucco prima, dalle proteste in Israele, perché i gilet gialli sono lo stesso tipo di persone che va all'assalto del Campidoglio degli Stati Uniti d'America. Quelli sono movimenti che appartengono ai sovranisti e all'assalto delle istituzioni. Le proteste, dalle informazioni che ho, in Israele sono trasversali, e non c'è più che altro l'assalto alle istituzioni, ma
contestano la riforma costituzionale che vuole fare Netanyahu, che vuole imporre di soggiacere la Corte Costituzionale all'esecutivo. Un ultimo punto sul PNRR, a me piacerebbe che tutti non dimenticassimo mai, a partire da Vicenza ma in tutta Italia, che il PNRR non è un'invenzione della Regione Veneto o di un piccolo comune, ma la PNRR è niente un po' di meno che una cosa europea. Viene dall'Europa, è una cosa che è fondamentale per lo sviluppo del nostro paese. Ricordo che si divide in due principali, e vado a concludere velocemente, in due tronconi. Una sono le riforme, che sono fondamentali, le riforme della giustizia, dell'amministrazione, degli appalti pubblici. La riforma della giustizia siamo a zero noi, a zero, quindi noi su quel tema dovremmo restituire i soldi. E dopodiché calare, giustamente, dal punto di vista operativo, la messa a terra di questo progetto. È importante non dimenticarsi che il PNRR viene dall'Europa. Un'ultima notazione, perché l'avete nominata, sì. Ricordiamoci velocissimamente che i migranti arrivano con questo governo, che si chiami Meloni o non si chiami Meloni, 22.000 sbarchi, l'anno scorso 6.000 sbarchi. Sì, sì. Le soluzioni sono l'abolizione della Bossi-Fini, ritornare a Mare Nostrum, e ovviamente non esiste la possibilità per un imprenditore di chiamare una bambina afghana o un bambino iraniano che viene gasato giornalmente o viene avvelenato negli ospedali per sapere se gli interessa un posto in Veneto come metalmeccanico o impiegato. Questo è l'abominio della Bossi-Fini. Benissimo, Cortese, si frizzava ogni tanto, ma l'abbiamo sentita bene. Ci sono manifestazioni anche in Italia, nonostante manchino le piazze bollenti in modello Francia, e sono quelle contro la mafia. Oggi tantissima gente era ad Eraclea, sindacati, associazioni antimafia, c'era anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, vediamo. Un presidio vuol dire guardare il passato per costruire un presente diverso, migliore, perché dove ci sono infiltrazioni malavitose ne soffre tutto il tessuto. I ragazzi che hanno cattivi insegnamenti e cattivi maestri. Sindacati uniti insieme alle associazioni ambientaliste di categoria pacifiste, con loro il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, al presidio contro tutte le mafie organizzato questo pomeriggio in piazza Garibaldi ad Eraclea. Mai un fronte così ampio e trasversale per una manifestazione contro le mafie, presente anche la politica. Molte persone arrivate da fuori, pochi residenti del paese al centro della maxi inchiesta sui casalesi. Assente il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin. Noi pensiamo che l'economia sia minacciata dalla corruzione e dalla illegalità, non certo da una manifestazione che mette assieme tutti i corpi sociali di questo territorio. Non si è mai visto nell'intero paese una manifestazione che tiene assieme le associazioni tutte dei datori di lavoro, il sindacato e l'associazionismo sociale. Noi col sindaco non abbiamo nulla, abbiamo seguito le polemiche sui giornali, non abbiamo intenzione di farne. Per noi la legalità è il bene primario. Non siamo qui per puntare il dito contro nessuno, ma siamo qui proprio per far sentire dove siamo e quello che pensiamo. E il suo punto di vista, la sua vicinanza sarebbe stato un bellissimo gesto nei confronti non solo di CGIL e CISL e UIL, ma di tutte le organizzazioni che con noi hanno promosso questa iniziativa, e vado da Confindustria, Confartigianato e tante altre che non cito, ma sono, le citeremo tutte dopo, perché per noi è un momento molto importante di grande unità del territorio. Credo che il problema grosso sia se pensiamo che non esiste, dopodiché dobbiamo essere realisti e forse essere più attenti a segnali che in qualche modo o perché non ci si è accorti o perché non si è visto con grande attenzione sono stati sottovalutati, ma nello stesso tempo non dobbiamo creare quella sensazione che non c'è più nulla da fare, anzi bisogna pensare che quello che non è stato fatto lo faremo. Devo sentire Battalmi e Breda sulle le aziende che sono finite nelle grinfie della mafia. Abbiamo parlato anche con imprenditori che sono stati ricattati, hanno dovuto pagare il pizzo. Insomma, è una realtà drammatica. Si
fa sempre riferimento, lo dicono spesso i prefetti, adesso i fondi, le risorse del PNRR sono a rischio. Cosa dice? Innanzitutto le nostre imprese, il nostro sistema economico fa gola alla malavita organizzata, perché ovviamente se loro hanno intenzione, insomma, di riciclare il loro denaro, certo lo fanno nei posti dove il denaro gira, quindi c'è questo rischio, l'usura, persone che entrano dentro aziende ma in difficoltà momentanea per occuparle. Però anche il PNRR ovviamente, con la mole notevole di interventi che hanno a che fare poi magari anche con opere medio, piccole, grandi e quant'altro, lì c'è il rischio degli appalti, subappalti, il rischio di infiltrazioni mafiose, che tra l'altro, attenzione, perché se tu in un progetto del PNRR incappi in una di queste, in queste situazioni, ti si blocca tutto e non prendi più i finanziamenti, quindi i rischi sono grossissimi. Io ad esempio in comune a Treviso con il comune e con le parti sociali abbiamo siglato un contratto, un accordo proprio per monitorare attentamente, perché il rischio è molto alto. Io sul PNRR sono molto preoccupato, perché anche questo fatto che ci hanno dato una proroga sui tempi di attesa è una grande occasione di volano economico, di respiro. Non si capisce perché si è voluto spezzettarlo molto nei comuni e dar meno ruolo invece alle regioni, perché è chiaro che era un'occasione più unica che rara per fare investimenti di prospettiva. Pensiamo solo al fatto che anche qui in Veneto abbiamo interi territori senza la banda larga, se vogliamo, dal punto di vista della competizione, voglio dire, economica. Ecco, forse stiamo attenti, perché magari non è importante farne tanti di progetti, è importante farne di progetti che poi arrivano a realizzazione. Ce n'è uno molto importante, è un settore che seguo io, delle poste, con gli uffici locali, quant'altro. A proposito della burocrazia di prima, se vai a chiedere un passaporto in questura a Treviso aspetti 6 mesi, cioè è una cosa che non è ammissibile. Allora, da questo punto di vista, cioè, voglio dire, noi probabilmente anche gli investimenti che vanno fatti per creare occasioni di sviluppo economico, buona occupazione, lavoro di qualità. Ecco, ci si aspetta che utilizziamo questa, noi siamo tra quelli che prendono più soldi di questo finanziamento europeo, di utilizzarli positivamente, perché potremmo avercene a pentire, non è che passa un altro treno dopo, ecco, da questo punto di vista. Uno dei postulati PNRR è che fossero investimenti che aumentassero la produttività dell'intero sistema italiano. Io, che sono uno che va spesso in bicicletta, vado sempre in bicicletta in città, francamente non vedo quale funzione abbia nel migliorare la produttività del nostro paese una pista ciclabile. La pista ciclabile è una cosa importante che il comune si deve finanziare con i soldi propri delle tasse, con le tasse di soggiorno, ma il PNRR deve essere utilizzato per altri investimenti che aumentino la competitività delle imprese che sono nel territorio comunale, perché se no ci ritroviamo con Padova che finanzia con 600 milioni due linee del tram di un'azienda che è stata chiusa e che è riaperta solo per la commissione, solo per la commessa del comune di Padova, e quindi sono soldi, non li stiamo gettando al fuoco, li stiamo gettando alle ortiche questi soldi per dei progetti che saranno anche, no, io non discuto la valenza di una pista ciclabile, ma non credo che questo aumenti la produttività e la competitività del sistema economico italiano. E purtroppo, da quello che si legge, giustamente come diceva anche Atalmi, buona parte di questi progetti sono fatti per queste cose, marciapiedi, piste ciclabili, tram. Abbiamo l'esempio, abbiamo le Olimpiadi tra tre anni e ancora non sappiamo dove faranno il villaggio olimpico. Sì. Ma vi sembra possibile? Mancano meno di 1000 giorni e questi navigano nel buio più totale. Fondazione Cortina, la Regione, il CONI, Affisi, il Comune, il Governo. Ancora adesso dove lo facciamo? Non si sa. Fate un po' voi. Allora, sull'altopiano di Asiago, quasi impossibile trovare sistemazione per agosto, i pochi posti disponibili vanno da 2.000 a più di 3.000 euro per 15 giorni, fonte Airbnb. Breda, allora, tornando su PNR, la mafia e quant'altro? Io penso che intanto la cosa più urgente che... Una delle cose più urgenti, ce ne sono tante in questo paese, però sarebbe da sfruttare questo PNR sulla linea 1, quella che riguarda l'ambiente, quella che riguarda, diciamo, la produzione di energia pulita, di far sì che tutte le imprese e anche gli immobili pubblici sopra i loro tetti mettessero il solare. Perché noi abbiamo un problema, a mio parere, abbastanza evidente
abbiamo parcheggi immensi che si potrebbero coprire di pannelli solari, produrre energia pulita, provare a contribuire a un cambiamento complessivo. Ci sono i finanziamenti, pochi progetti, poche attenzioni su questo tema da parte del privato, e il pubblico dovrebbe favorire molto il fatto che i privati, che hanno appunto spazi senza consumo ulteriore di suolo, utilizzando il suolo che già è stato cementato oppure catramato, su quelle superfici provare a pensare di coprirle in modo tale da produrre energia pulita a costi possibilmente accessibili, perché abbiamo visto quanta debolezza come paese abbiamo anche sotto questo punto di vista. Ci sono i finanziamenti, c'è una linea dedicata, progetti, io ne sento pochi. Ho insistito con l'Etruschi e non solo su questo in anni non sospetti, e a tutt'oggi la produzione anche di un'azienda così innovativa dal punto di vista dell'uso di energie alternative c'è lo zero assoluto o quasi lo zero assoluto. Questa è la dimostrazione della difficoltà in questo paese a superare i steccati e provare a individuare, avere una visione di lungo respiro. Non è una visione di lungo respiro quella di far aumentare il processo, la prestazione del singolo che rischi di fargli anche male. È appunto una prospettiva, proprio quello di investire su ciò che di innovativo si può avere, di ciò che è già finanziato per avere questo tipo di società più equilibrata e più sostenibile, e invece tante volte cadiamo sulla banalità. Questo è il mio pensiero. Allora, notizia che arriva dagli Stati Uniti, un'altra sparatoria, almeno 7 morti in una scuola a Nashville, 3 sono bambini, era una scuola elementare. La novità è che il killer è una donna di 28 anni, è la prima strage negli Stati Uniti compiuta da una donna. Allora, torniamo dal dottor De Pra, perché ci sarà una riunione tra imprenditori della zona industriale Paludi di Pieve d'Alpago per mettere in sicurezza le imprese che sono vittime di numerosi furti, e soprattutto quelle della occhialeria. Di cosa si tratta, De Pra? Sì, allora diciamo che ultimamente ci sono parecchi furti nei magazzini logistici che ospitano praticamente, tra i vari prodotti, grandi, importanti quantità di occhiali, no? Perché le grosse aziende si appoggiano a delle aziende altrettanto organizzate per la distribuzione, e qualche scatola di occhiali magari firmati con poco peso e poco volume sicuramente fa un grosso guadagno. Quindi, siccome noi non siamo nel settore occhialeria, per fortuna non abbiamo mai avuto furti in tanti anni che siamo presenti nella zona industriale, però insieme a degli altri amici ho organizzato un incontro con tutte le aziende e abbiamo invitato praticamente 60 aziende, quindi 60 imprenditori, venerdì questo alle ore 17 presso l'hotel Dante lì in zona industriale, per una riunione dove abbiamo anche invitato, oltre ai sindaci del comune dell'Alpago, anche il comune di Ponte nelle Alpi, i questori di Belluno, i comandanti delle forze armate, quindi carabinieri e questura, proprio per discutere sull'eventuale possibilità di realizzare degli impianti di sorveglianza fissi. E io ho proposto di avere una persona, cioè una guardia giurata che inizi il servizio la sera alle 6 e lo termini la mattina alle 6, quindi presente praticamente 12 ore, perché molte aziende si appoggiano alle società di metronote, però il metronote passa due volte e basta tenerlo d'occhio un paio di notti e poi si fa il furto senza nessun problema. Quindi la serata di venerdì sarà concentrata su quello che è proprio la possibilità di realizzare degli impianti di sorveglianza con delle telecamere che abbiano poi la capacità di leggere perfettamente le targhe degli automezzi e rendere l'area completamente sicura nelle ore notturne e nel weekend, quindi sabato e domenica. Questo progetto io spero si possa realizzare quanto prima
collaborando con l'istituzione, con i vari comuni, e anche da parte nostra ci sarà sicuramente il massimo appoggio, affinché si possa poi pubblicizzare l'area come area sicura per chi vuole investire e avere la certezza di essere praticamente tranquillo nelle, in queste fasi, insomma, ecco. Bene, grazie. Quindi lo scopo è questo. Grazie a Pier Vincenzo De Pra. Andiamo in pubblicità, poi riprendiamo col sindaco di Vicenza Francesco Rucco e il segretario della CGA di Mestre Mason. A tra poco, state con noi, grazie. Ultima parte di Focus, sempre in diretta, 23.08, in regia come sempre Fabrizio Bazzoni, e con lui stasera c'è Tony Paul. Sentiamo cosa ha detto il ministro dell'Economia e della Finanza, Giorgetti, a Trieste. Sentiamo. Finora, se non sbaglio, sul 110, ora 90, la possibilità di spalmare il credito era sui 5 anni, forse ci sono le novità? Diciamo che oggi è l'ultimo giorno degli emendamenti, speriamo di dare delle risposte risolutive o comunque migliorare la situazione. Io sono assolutamente favorevole al sistema delle detrazioni, 5, 10, anche 20 anni, perché no? Nel senso che il principio è che appunto non si debba passare eccessivamente dal sistema delle cessioni, che è fallito e che ha mandato in tilt completamente il sistema anche delle banche e di coloro che dovevano acquistarle. Quindi allungamento della possibilità di detrarre in dichiarazione reddito. Io ho visto delle polemiche in questi giorni, ma personalmente come governo penso che sia una cosa giusta nei confronti dei cittadini e che addirittura non comporti problemi per la finanza pubblica, quindi perché no? Anzi, assolutamente sì. Invece per le cessioni passate, questi crediti incagliati, si sta ancora cercando la soluzione? Si è parlato anche ancora di F24? Noi abbiamo, innanzitutto, abbiamo, non dico convinto, ma abbiamo sensibilizzato le istituzioni e le banche, quindi le banche e le poste hanno ricominciato e hanno annunciato che ricominceranno in un quadro di maggiori certezze che abbiamo dato sotto il profilo giuridico ad acquistare questi crediti. E è in corso l'elaborazione di un sistema, una specie di, chiamiamola, piattaforma che dovrebbe in qualche modo permettere di smaltire tutto l'arretrato, perché ricordiamo che questa situazione non si è venuta certo a creare per i provvedimenti di questo governo, ma che è ereditata dalla grande confusione e dal far west, diciamo, che si era venuto a creare nel 2022. Coloro che sono in difficoltà sono coloro che hanno iniziato i lavori nel 2022, in epoca antecedente addirittura il governo Meloni. No, vedevo Giorgetti che rideva, qualcuno oggi sentivo in un bar diceva: vengono in Italia perché vedono in televisione tutti che mangiano e bevono, ridono, compresi i politici. In altri paesi sono molto seri e sono molto tristi anche, no? Almeno hanno delle espressioni di circostanza, e qui ridono tutti, compresi i ministri, i parlamentari, in televisione, quindi è un maggiore incentivo ad però, arrivare in questo paese di allegro. Direttore, diciamo una cosa agli ascoltatori che ci sentono, tutti noi ridevamo anche per un altro aspetto, perché Giorgetti stava dicendo che insomma questa situazione è problematica, ma mica l'ha creata questo governo, ma il governo precedente, dove c'era lui? Cioè, non è che mica c'ero io, era lui ministro dell'economia, quindi non è che può dire ma è una situazione che ereditata. Si è creata il governo precedente, eri tu. Mason, allora, su questo, se vuole, poi avevo una domanda da rivolgere al sindaco di Vicenza, Rucco, prego. Sì. Allora, al sindaco di Vicenza, giustamente pone il problema dei tagli cosiddetti orizzontali che hanno, o lineari, usiamo il termine che è più corrente, che ha portato a difficoltà per quanto riguarda il personale dei enti locali. Però io vorrei ricordare una cosa e fare una proposta. Noi dobbiamo insistere, sindaco, perché si affrontino finalmente con serietà i famosi LEP, cioè i livelli essenziali di prestazione. Perché non possiamo accettare, e quindi poi alzare la voce, giustamente, accettare che in una certa parte dell'Italia
ogni 1000 abitanti ci siano 22 dipendenti pubblici, in qualche altra ce ne siano 44, in qualche altra 66. Non è possibile, sindaco, altrimenti facciamo un autogol, cioè le giuste esigenze rischiano poi di ritorcersi contro di noi ancora una volta. O per noi non intendo solo il territorio del Veneto o il nord o qualche sorriso che vedo fare ogni tanto in giro, per noi intendo le amministrazioni comunali o gli enti locali seri, come sono in tante parti d'Italia, non in tutte però, e lo sappiamo. Quindi dobbiamo chiedere a Calderoli di turno, dico di turno perché oggi è Calderoli, a Calderoli di turno, che questi LEP si facciano, cioè si prevedano rapporti chiari fra numero di abitanti e numero di dipendenti pubblici del territorio, se non esce del comune o della provincia o di altri enti pubblici. Altrimenti facciamo un autogol, lo facciamo noi veneti l'autogol questa volta, sindaco. Seconda considerazione sì. Che volevo fare. Sì. Rispetto alla situazione di cui si parlava sulla giustizia, è vero pensare che il numero dei magistrati sia di per sé sufficiente a mettere in moto la macchina dell'amministrazione della giustizia è fantasia. Ci vogliono tutte le come dire, componenti della macchina che funzionano. Ecco, però al ministro di giustizia che abbiamo attualmente, ricordo che anche lui è stato magistrato e quindi mi aspetto da lui anche una posizione più chiara, più netta e più decisa. E questo, Mason, prego sindaco se vuole rispondere. Ma guarda, allora per quanto riguarda i LEP naturalmente sono una novità, sono i livelli essenziali di prestazione dei servizi che la legge prevede che siano garantiti in maniera uniforme rispetto a tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda il personale mi viene in mente quando c'era ministro Brunetta e ricorderete che ci furono uno sblocco di assunzioni per migliaia di persone al centro-sud, al nord zero o poco più. Quindi voglio dire, c'è sempre stata una disparità di trattamento. Mi vengono in mente i progetti Pinqua. I Pinqua sono praticamente la qualità abitativa, sono fondi che sono stati in un primo momento il governo, mi pare che fosse quello Conte, Conte bis, e ci fu un taglio improvviso dei progetti ammessi e finanziati. Io avevo avuto missione per 29 milioni di euro come città di Vicenza, per dopo vedermi rimossi i finanziamenti, pur con rimanendo quei progetti ammessi. Cioè il sistema, la verità, è che non funziona. E va rivisto assolutamente in tempi rapidi, perché il paese così non rischia di non reggere davvero, a maggior ragione i comuni che si prendono in carico, perché poi ricordiamoci che la colpa è sempre del sindaco di qualsiasi comune esso sia, che sia di destra o di sinistra. Poi spiega tu ai cittadini che non fai certe opere perché magari hai il progetto ammesso, finanziato, e poi ti hanno tolto i soldi improvvisamente senza nemmeno avvisarti. Quindi voglio dire, c'è un problema di sistema che non funziona, che va rivisto. Vediamo se questo governo, l'auspicio che questo governo riesca a migliorare le cose. Sicuramente la riforma Calderoli è una riforma che deve ascoltare tutti, perché è giusto che ci sia un ascolto verso tutto il paese, ma che poi trovi una soluzione definitiva. Io leggo ancora una volta, ogni volta che vengo in trasmissione dal direttore, oggi 1982 giorni dal referendum dell'autonomia. Speriamo di non arrivare a migliaia e migliaia di giorni, insomma. Sicuro? Speriamo, davvero. Allora, vediamo il titolo del Fatto Quotidiano, PNRR, l'Unione Europea congela la terza tranche. Altre verifiche, nel mirino tre misure approvate dal governo Draghi. Sanità speso meno di un quarto del previsto. Professore? Io ho visto gli ultimi dati che sono stati pubblicati, mi sembra, due o tre giorni fa. Noi abbiamo speso il 6-7% di tutti i fondi che sono stati. Questo non sarà colpa né degli imprenditori, tantomeno dei cittadini, mi sembra. Allora, è evidente, prendi il dirigente, gli chiedi il perché di questi ritardi, se lui è in grado di giustificartelo bene, se no lo esautori e ne metti un altro. Funziona così nel mondo normale, perché se a te danno i soldi
e tu dopo non li spendi. Non è che ti chiedono trovami dei soldi, te li do, devi solo spenderli. Se non sei in grado di spenderli, non sei in grado di fare quel lavoro. Per cui ti metto a mettere i timbri e ne mettiamo un altro. Promuovo quello che c'è sotto di te sperando che sia migliore. Non ci sono alternative, perché non si può. Ricordatevi che noi adesso abbiamo, non è vero che nella giustizia non è cambiato nulla, la giustizia è sicuramente peggiorata con la riforma Cartabia, perché per esempio il furto deve essere perseguito solo su presentazione di una denuncia da parte di chi il furto l'ha subito, sperando che questo diminuisse la pressione nel sistema carcerario e diminuisse i tempi della macchina della giustizia. Per cui delle sue riforme sono state fatte dal governo Draghi, peggiorative, sempre sull'onda della pressione europea. Poi le dirò, i gilet gialli sono andati in strada essenzialmente per il prezzo del gasolio, non avevano nessuna verità politica. Dopo questi abbiano una delle frange più estremiste, siano andate esondate oltre verso. Ma i gilet gialli, esattamente come gli allevatori olandesi questa mattina e gli altri giorni, vanno in piazza per il prezzo del gasolio, che per loro è la vita. Perché tu non puoi pensare di aumentare continuamente il prezzo del gasolio correndo dietro ad una transizione energetica che di fatto non esiste, perché è impossibile. Lo dicono chiunque si occupi di movimentazione, è così. Facciamo un piccolo escursus. Si è parlato molto di servizi. Vi do sta chicca che l'ho letta 2 ore fa. BRT, uno dei più grossi corrieri, tra l'altro è stato venduto di proprietà francese, è in amministrazione giudiziaria. Perché tutti i dipendenti erano tutti stati costretti a fare o partita IVA o erano, e qua torniamo agli errori passati, governo Monti, uno dei peggiori disastri della storia italiana dopo il governo Conte, o tutti erano dipendenti di cooperative che fornivano questi servizi, che lavoravano 14, 16, 18 ore al giorno con paghe da fame, dovendosi comprare i furgoni. Ed è arrivata in amministrazione giudiziaria, uno degli atti più invasivi che la pubblica amministrazione possa fare. Quindi sostanzialmente chi ha diretto il settore della logistica per BRT ha sfruttato la gente e dovrebbe essere messo in galera, visto che si parla giustamente del rispetto dei contratti. Nel settore, da anni si sente dire che nel settore logistico ci sono delle storie inenarrabili. Ecco, abbiamo avuto la conferma finalmente che anche in Italia noi abbiamo, il paradosso è questo, noi abbiamo delocalizzato tutte le nostre una parte delle nostre principali eccellenze e abbiamo importato la decontrattualizzazione del lavoro, abbiamo importato tutti da quei sistemi meno avanzati rispetto al nostro, tutte quelle mancanze di tutele noi le abbiamo importate. E il fatto stesso, ed è stato per me una cosa, il fatto stesso che le cooperative possano fornire forze di lavoro, la trovo una cosa indegna. Già lo erano, già in parte lo sono le agenzie interinali che fanno i tuoi accordi crude, vuoi un lavoratore, lo prendi a tempo indeterminato, punto. L'intermediazione, visto con la tecnologia adesso, la tecnologia ha la funzione di togliere l'intermediazione tra persone e tra soggetti interessati. Bene, nel mondo del lavoro, via le agenzie interinali, via le cooperative, imprenditori, sindacati ovviamente, e la forza lavoro. Tutto il resto è fuffa che arricchisce solo ed esclusivamente gli intermediari che hanno ragione di esistere. Grazie professore, allora chiudiamo con intanto il messaggio del papà di una 19enne che lavora 8 ore, prende 450 euro, deve pagarsi treno e vitto eccetera e dice ma è possibile? Non dovrebbe essere possibile. Chiudiamo un attimo solo, Cortese, torno da lei, vediamo prima il sindaco di Venezia Luigi Prugnaro che sul rifinanziamento della legge speciale dice basta divisioni, bisogna andare tutti uniti e striglia i comitati. Vediamo. Io per farmi firmare questa mozione dei 150 milioni al Consiglio Comunale abbiamo dovuto, siccome ci tenevo che fosse unanime, abbiamo dovuto discutere 5 ore. 5 ore per domandare gli scherzi, solo per domandarli, che uno dice, boh, doveva firmare, tanto devo solo domandarli. 5 ore di discussione, per farti capire. Per convincere tutto il Consiglio Comunale a votare la richiesta di rifinanziamento della legge speciale per Venezia ci sono volute 5 ore di discussione. Troppe, secondo il sindaco Luigi Prugnaro, per quello che dovrebbe essere un tema che unisce le forze politiche nell'interno
l'interesse di una città fragile e preziosa che di quei 150 milioni all'anno ha bisogno davvero. Ho sentito un sacco di proposte, di modifiche, di fare altre leggi. Io ho detto, scusate, magari rifinanziamo la legge speciale, perché se ti metti a discutere in Parlamento questo o un altro, un'altra legge per un'altra città, magari qualcuno ti dice anche di no, perché ci sono anch'io. Non è per il sindaco, dagli o non dà al sindaco. Cioè, io mi abito al Tarù, cioè non è che... Cioè, quello che sto dicendo è un bene dell'umanità e dobbiamo davvero remare tutti su questo. Vedo che tanti sono distratti. Brugnaro ha annunciato anche la redazione di un dossier sui problemi di Venezia da presentare al Presidente della Repubblica in un programma che guarda al futuro, ai prossimi decenni e alle prossime generazioni. Tra chi propone delle modifiche alla legge speciale, una sorta di aggiornamento ai tempi odierni, c'è il neonato coordinamento 16 aprile, dalla data di promulgazione della legge nel 1973, che raccoglie diverse associazioni e comitati e tra le varie iniziative ha indetto una manifestazione in Campo Sant'Angelo per quel giorno. Purtroppo qui ci sono i soliti comitati, i soliti noti, che sono abituati ad attaccare, a distruggere, cioè perché fanno consenso, vendono i giornali, vendono il volantino, capito? Ma il senso del progetto comune non lo vedono. Se io gli faccio vedere la luna, guardano il dito, non c'è dubbio. Servizio della nostra redazione veneziana. Andiamo da Corrado Cortese, abbiamo un minuto, Cortese, poi dobbiamo chiudere, prego. Me lo prendo tutto, grazie direttore. So che i telespettatori sono molto attenti a un piccolo partito come Più Europa. Ho visto un messaggio prima che mi chiamava in causa, quindi mi sento obbligato a rispondere. Certo, Cortese, certo. Cosa avete fatto voi della sinistra, a parte che io non sono di sinistra, sull'immigrazione in questi 10 anni? Volevo solo dire che io sono tra i primi firmatari, con una persona di nome Marco Pannella e Emma Bonino, nel 2013 di un referendum per l'abolizione della Bossi-Fini, e sulla quale abbiamo attaccato il ministro dell'Interno, perché il primo ministro che ha fatto questa politica di voltarsi dall'altra parte è il ministro Minniti, e sono anche il terzo firmatario di Ero Straniero, che è la riforma strutturale dei canali insieme. E non dimentichiamo che su 22 riunioni per la riforma del trattato di Dublino, il nostro ex ministro dell'interno si è dimenticato di andare, e quindi abbiamo perso forse un'occasione per farci valere ancora un'altra volta in Europa. Bene, grazie a tutti, grazie al sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Sindaco, grazie. Ricordo che il sindaco di Vicenza si ricandida alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. A presto, sindaco, buon lavoro, grazie molte. Grazie, grazie a voi, una buona serata. Grazie a Pier Vincenzo De Pra, imprenditore, arrivederci. Dottor De Pra, grazie molte. Grazie a voi. Grazie, Corrado Cortese di Più Europa, a presto, grazie. Grazie direttore, grazie molte. Qui in studio Bruno Agostin, Breda, RSU Electrolux. Buonasera a presto, tutti. Breda, grazie molte. Per la CGL, SLC, Nicola Atalmi. Buonanotte. Grazie molte. Francesco Pontelli, economista, professore. Grazie mille, buonasera a tutti. A presto. E Renato Mason della CGA di Mestre. Grazie segretario. A tutti. Grazie molte. Fabrizio Bazzoni in regia con Tony Poll, e noi ci vediamo domani con Focus TG alle 12. Grazie, arrivederci, buona serata.